Allora, signori, buongiorno, ben arrivati a tutti. Iniziamo un nuovo corso e questo corso è un corso base abilitante, quindi uno tra, diciamo, per i professionisti antincendio, l'inizio di una nuova, un nuovo percorso formativo che porterà poi a una destinazione decisamente molto importante. Quindi questo corso dura 120 ore e quindi possiamo. Partiamo oggi, 2 ottobre, termineremo il 18 di dicembre, ma io direi che vado, faccio una brevissima presentazione, poi quanto sono le condizioni, le regole e quant'altro magari avremo modo e non portiamo via tempo nella prima giornata a quelle che sono le condizioni di presentazione. Allora, come prima giornata andiamo a scoprire un pochino chi sono le figure che partecipano a questo inizio. Abbiamo l'ingegner Diego Cerrone, Luca Ponticelli, Emanuele Franculli e Ciro Vitale. Ovviamente il direttore regionale, l'ingegner Emanuele Franculli, per impegni istituzionali oggi non è presente, ma è degnamente rappresentato dall'ingegner Luca Ponticelli del Comando di Napoli e Diego Cerrone della Direzione Regionale. E Ciro Vitale sarà il segretario. Credo che abbia avuto delle problematiche e non è ancora collegato. Chiedo alla regia se il presidente Santuosso è collegato, per favore. Se qualcuno mi dà un riscontro, poi successivamente andiamo per ordine e incominciamo a presentare, diciamo, le persone che i relatori che presentano. Io direi che possiamo già dare tranquillamente all'ingegner Luca Ponticelli audio e video, che saluto veramente con molto piacere. Ingegner Ponticelli, Luca, buongiorno, bentornato, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, ti rubiamo qualche istante, Luca, per una brevissima presentazione, una nota di presentazione delle varie persone, poi dopodiché ridaremo subito audio e video credo che Luca porti tu i saluti per conto della direzione del direttore regionale, giusto? Oh, ok, perfetto. Ciro mi diceva che saresti stato tu poi a dare la presentazione. Allora, 2 minuti e ritorniamo subito dall'ingegner Ponticelli. Allora, noi di solito abbiamo la buona abitudine di fare una piccola nota di presentazione dei vari docenti, giusto per capire, diciamo, chi ci parla dall'altra parte, visto che siamo in modalità streaming. Allora, l'ingegner Luca Ponticelli, laureato in ingegneria civile e strutture presso l'Università Federico II, nel 2006 consegue il master di secondo livello e innovazione nella progettazione, riabilitazione e controllo delle strutture presso l'Università Roma 3. Dopo l'abilitazione si occupa di progettazione, quindi inizia come professionista all'interno di uno studio di specializzazione e nel 2003 vince il concorso e presta servizio al comando all'inizio di Massa Carraro. Nel 2006 poi si trasferisce a Roma presso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, con cui, diciamo, ha focalizzato l'esperienza in materia di resistenza al fuoco e l'elemento forse di sua specifica preferenza. Al 2019-2020 ricopre la ricarica di comandante di Avellino, quindi avete, diciamo, il comando di Avellino e l'ente preponente, che è il Collegio dei Geometri di Avellino, insomma, conosce bene l'ingegner Ponticelli. Dal 2020 ricarica la copra di dirigente presso la Direzione Centrale Roma e poi vicario a Napoli, dove dal 2022 è dirigente vicario presso il comando di Napoli. Quindi è esperto di prevenzione incendi, ingegneria e sicurezza antincendio, ha partecipato alla stesura di innumerevoli decreti. L'ultimo in ordine cronologico, sicuramente il contributo fattivo dato a quello che è la stesura dell'RTO, quindi del 3 agosto 2015, quindi il codice. Quindi questo membro ovviamente di varie commissioni, i suoi interventi sulle varie. Purtroppo sisma sono stati notevoli, quindi avremo modo di poterlo, insomma, conoscere e approfondire. Quindi è sicuramente molto importante. Poi avremo Diego Cerrone, lo presenteremo dopo, lo stesso Ciro Vitale, io faccio il coordinamento, questo lo vedremo poi con calma. Faremo una pausa alle 11 all'avvicendamento tra i due relatori di un quarto d'ora.
e poi avremo fondamentalmente un'interazione diretta con i singoli partecipanti. Avremo modo anche di poter andare a, come dire, dare la possibilità di presentarsi singolarmente ogni singolo partecipante, ma adesso io direi che metto in primo piano Ingegner Ponticelli e vado a caricare la prima documentazione, la prima lezione, quindi vado subito, vediamo questo, eccolo qua. Allora, Ingegner Ponticelli, questo dovrebbe essere la sua docenza, quindi primo modulo, quindi apriamo col modulo 1.1, quindi decreto legislativo 139, la madre di tutti i decreti in materia di prevenzione incendi, e il decreto legislativo 81. Quindi questo è affidato appunto al dirigente vicario, ingegner Luca Ponticelli. Possiamo tranquillamente, Luca, con le slide, per cambiare le slide, ci sono i due puntini in fondo, dove c'è il numero delle slide, 2 di 73 con diciamo, i due puntatori, slide precedente e successiva, si va avanti. Ecco, esattamente in questo modo. Se abbiamo necessità, subito dopo il 73 c'è il tasto del puntatore che evidenzia la parte, diciamo, della slide, oppure se è necessario si può anche prezzare con la penna in alto, scegliere il colore. Faccio ipotesi, si può sottolineare, tanto non rimane, perché se non si salva ritorna alla parte iniziale. Quindi io rimango in regia, Luca, qualsiasi necessità, e per quanto riguarda la chat andremo a condividere già il link relativo al materiale dei due relatori di questa mattina, e sempre all'interno della chat vi prego di dare le vostre eventuali domande o interazioni. Ricordo che in maniera assoluta non sono ammesse assenze, nemmeno parziale. Ricordo che la piattaforma certificata effettua controlli oltre al login e logout, effettua controlli random di presenza. Questo è un elemento focale, un elemento centrale, non potranno essere assolutamente ammesse assenze. Pertanto, pena l'esclusione dall'attività formativa. Lo diciamo dal primo giorno e lo ripeteremo più volte. Luca, hai attivato anche la data della pagina, però in questo modo, diciamo, devi scorrere così col mouse, perché se no non si vede bene. Tutto qua. Allora, lascio la parola all'ingegner Ponticelli e escludo la mia webcam, ma rimango in regia. Prego. Buongiorno a tutti, oggi iniziamo questo corso di base di specializzazione in prevenzione incendi. Io lavoro, come diceva Antonelli, presso il comando di Napoli, sono attualmente il dirigente vicario e oggi, diciamo, sostituisco il direttore nella docenza, nella lezione di presentazione di questo corso. I cui argomenti riguardano sostanzialmente la legislazione principale, fondamentale in materia di prevenzione incendi, splittata nelle prime 2 ore, come vedete, diciamo, dal programma ministeriale che vi sto proiettando, nella parte che compete a me, cioè quella relativa al decreto legislativo 139 del 2006 e al decreto legislativo 81 del 2008, e, diciamo, la seconda parte, le seconde 2 ore, riguardano invece, sono dedicate invece alla legislazione comunitaria, che comunque riempie e riempirà gran parte delle vostre attività di professionisti antincendio, soprattutto in materia di prodotti, in particolare di prodotti da costruzione, ma non solo. Il corso è di 120 ore, quindi oggi cominciamo con le prime 2 ore del corso per professionisti antincendio. Di che cosa parleremo oggi? Io ho pensato di strutturare questo mio intervento così. Farò innanzitutto una premessa storica, finalizzata a farvi capire, da dove derivano, gran parte dei nostri provvedimenti, tecnici, relativi alla prevenzione incendi. Vi farò vedere come si sono modificati nel corso del tempo e qual è l'interazione che abbiamo con i nostri procedimenti nei confronti delle attività di snellimento delle procedure amministrative. Vi darò una breve descrizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata
soprattutto a farvi comprendere quali sono le strutture di prevenzione incendi con le quali vi dovrete e vi potrete interfacciare nel corso della vostra attività. E parleremo appunto del 139 del 2006 e poi del legame tra il 139 del 2006 e il decreto legislativo 81 del 2008. Quindi questo è il menu per le prime 2 ore di questa mattinata. Allora, cominciamo con la premessa storica. E quindi parliamo di incidenti che hanno condizionato la storia della la recente storia della nostra Repubblica e dei provvedimenti che sono stati adottati conseguentemente dal Ministero dell'Interno per evitare che problemi come quelli che hanno portato alle conseguenze di questi incidenti si potessero ripetere. Allora, cominciamo con l'incidente di Icmesa, dell'Icmesa, parliamo della Brianza, il 10 luglio del 1976. In particolare questa azienda aveva sede a Seveso e che cosa accadde? Il 10 di luglio ci fu una fuoriuscita di diossina da questo stabilimento, che è una sostanza artificiale, e le conseguenze esterne allo stabilimento dell'Ecmesa determinarono un avvelenamento di aree e persone in un intorno piuttosto vasto dello stabilimento. E sostanzialmente si trattò di un primo evento nel quale la diossina fuoriuscì da una fabbrica e colpì la popolazione residente nell'intorno di questa fabbrica. Quello che poi, con il passare del tempo, fu definito come incidente rilevante. Ebbene, questo incidente portò alla nascita di una direttiva europea nel 1982, recepita in Italia con il decreto legislativo 334 del 1999, la cosiddetta direttiva Seveso, che poi è stata nel corso del tempo, nel corso del 2005, aggiornata con il decreto legislativo 105. Quindi cosa accadde fondamentalmente? Accadde che a seguito di questo incidente rilevante, cioè con conseguenze pesanti esterne allo stabilimento da cui si originò l'incidente, venne emanata una direttiva europea, poi recepita successivamente in Italia, avente l'obiettivo di limitare entro il ragionevolmente possibile gli incidenti gravi, coinvolgenti particolari sostanze pericolose elencate in questa direttiva, aventi possibilità di conseguenze esterne allo stabilimento, appunto gli incidenti rilevanti. Quindi ad un incidente conseguì una normazione, in particolare una direttiva europea. Causa, effetto normativo. Nel 1983, presso il Cinema Statuto a Torino, si verificò un incendio, probabilmente originato da un cortocircuito che attaccò un tendaggio e quindi delle poltroncine. Non esistevano classificazioni di reazione al fuoco, non esistevano proprietà specifiche di reazione al fuoco per i materiali installati in attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Non esisteva nessuna normativa di questo tipo. E quindi il principio di incendio trovò terreno fertile all'interno del teatro. Morirono 64 persone, diciamo per ustioni, ma essenzialmente per avvelenamento da fumi. E purtroppo molte di queste persone morirono non solo a causa dell'evento originatore e delle conseguenze di questo evento, quindi della rapida propagazione dell'incendio, ma anche per effetto del fatto che numerose uscite di sicurezza erano bloccate. La conseguenza dell'incendio del Cinema Statuto 1983 fu che nel 1984 fu emanata la legge 818 dell'84, che poi analizzeremo
un po' più nel dettaglio nel seguito, parlando di evoluzione normativa, che individuò ad esempio la figura del professionista antincendio, di cui oggi voi siete, siete gli eredi in particolare, e nel 1985 con, prodotto il decreto del 6 marzo con il quale furono abilitati alcuni laboratori a effettuare prove standardizzate ai fini dell'omologazione di materiali dal punto di vista della reazione al fuoco, omologazione che fu introdotta con il decreto 26 giugno 1984, che è il decreto madre in materia di reazione al fuoco, tuttora in vigore. Quindi il decreto 26 giugno 1984 è tuttora in vigore ed è stato soltanto recentemente aggiornato con il decreto 14 ottobre 2022. Quindi il decreto sull'omologazione dei materiali dal punto di vista delle reazioni al fuoco, di quei materiali da installare nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, ha origine a seguito dell'incendio al cinema Statuto. 1991, altro evento drammatico per l'Italia, l'incendio del Moby Prince, questo incendio del traghetto che fu sostanzialmente speronato da una petroliera diciamo in uscita dal porto di Livorno, era notte, determinò praticamente lo sversamento di greggio sul traghetto, l'attrito tra le lamiere della nave e del traghetto determinò un innesco con la carbonizzazione dei materiali combustibili presenti sul traghetto e la morte di un numero di più di 100 passeggeri, ci furono 140 morti. Questo incendio non determinò delle conseguenze specifiche dal punto di vista della prevenzione incendi italiana, perché fu un incendio in mare, ma diciamo l'Italia si era già dotata in periodo bellico di una legge che regolamentava i servizi antincendio all'interno delle bocche del porto, ed è la legge 690 del 1940. Quindi questo terribile incidente ci serve per ricordarci che in Italia esisteva già la legge 690 del 1940 che disciplina i servizi antincendio nei porti e loro pertinenze, sia sulla terraferma che su galleggianti, all'interno delle bocche del porto stesso. Teatro Pedruzzelli, Bari, 1991, l'incendio fu di origine dolosa, non ci furono vittime e soltanto grazie al crollo della cupola che soffocò l'incendio si riuscirono ad evitare danni ancora più ingenti. Poi il Pedruzzelli, il teatro è stato ristrutturato nel corso del tempo e nel 1996 fu emanata la regola di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo. Sempre qualche anno dopo, nel 1996, ci fu il teatro l'incendio del teatro che devastò La Fenice a Venezia. Questo incendio comportò l'azione di squadre per 2 giorni e fu assolutamente devastante per la struttura. La Fenice, infatti, di Venezia bruciò per 2 giorni. E anche in conseguenza di questo incendio fu emanato il decreto del 1996 su locali di pubblico spettacolo. Incendio del tunnel del Monte Bianco, 39 persone morirono a seguito dell'innesco dell'incendio di un camion trasportante margarina, che poi andò a propagarsi ad altri veicoli anch'essi realizzati con materiale combustibile all'interno del tunnel. Morirono 39 persone e il DPR 151 del 2011, che è il decreto che contiene le attuali attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, prevede questo, il 151, anche l'inserimento delle gallerie ferroviarie e delle gallerie stradali di lunghezza superiore, quelle ferroviarie adesso non riesco a leggere, non ricordo, ma comunque le indicazioni le vedete riportate sulla slide, quelle stradali oltre i 500 metri, quelle ferroviarie, se non ricordo male, oltre i 2000 metri. Quindi a questo incidente
Per questo incidente ci fu come conseguenza l'inserimento delle gallerie tra le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Incendio della ThyssenKrupp del 2007, un malfunzionamento della linea 5 di laminazione determinò l'accensione di un quantitativo di carta residuo di lavorazione sporca di olio presente nello stabilimento. E quindi dall'incendio conseguente, purtroppo non si riuscì a spegnerlo con gli estintori a CO2 presenti, e morirono sette operai a Torino. Questo è un incendio particolarmente rilevante per la storia italiana, non ha comportato particolari conseguenze dal punto di vista della prevenzione incendi, però diciamo, era sicuramente degno di nota e necessario. Ed era necessario metterlo in evidenza. Così l'incidente ferroviario di Viareggio del 2009, causato dallo svio di una ferrocisterna trasportante GPL. Questa ferrocisterna si forò contro un palo presente nella stazione di Viareggio. La fuoriuscita del GPL fu innescata con delle esplosioni tremende che determinarono la morte di 31 persone e non solo la devastazione della stazione, ma anche di tantissime abitazioni presenti all'intorno della stazione ferroviaria di Viareggio. Nel 2021, ad agosto, ci fu l'incendio della Torre del Moro. Questo incendio di facciata, zero vittime fortunatamente, ha determinato però delle modifiche alla normativa antincendio italiana. In particolare, con il decreto 25 gennaio 2019 sono state apportate modifiche al decreto del 16 maggio 87 per quanto riguarda l'antincendio di edifici per civile abitazione, in particolare per quanto riguarda le facciate di questi edifici. E poi, come vi dicevo, con il decreto 14 ottobre del 2022 sono state apportate modifiche al decreto sulla omologazione del decreto sull'omologazione dei materiali dal punto di vista della reazione al fuoco e anche il decreto per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione di cui al 10 marzo del 2005. Quindi il decreto Scusatemi. Il decreto che disciplina la Se classificazione di reazione ha bisogno a di qualche istante di pausa, ci fermiamo, eh. costruzione. No, dovevo rispondere a un messaggio, ho fatto già Prego. e ho risposto, grazie. Detto questo, quindi dopo questo incidente, abbiamo più o meno il quadro degli incidenti particolarmente gravi dal punto di vista antincendio che dagli anni 70 ad oggi hanno flagellato l'Italia, e una parte di questi incidenti hanno comportato delle modifiche alle disposizioni attualmente vigenti di prevenzione incendi. Quindi mi sembrava doveroso, prima di parlarvi della storia normativa della prevenzione incendi in Italia, darvi un minimo di idea dell'origine da cui sono scaturite molte di queste disposizioni. Allora, parlando della storia normativa di prevenzione incendi in Italia, cominciamo dalla legge 1570 del 41, che è la prima legge che disciplina il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Corpo Nazionale, così come lo conosciamo adesso, o meglio, in nuce, è del 1939. La prima legge che però disciplina in maniera organica l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è la 1570 del 41. Questa legge che cosa dice? Leggiamo assieme qualche brano della legge, che poi è stata abrogata dal decreto legislativo 139 del 2006, quindi indirettamente parliamo del 139 che è l'oggetto di questa discussione, ricordando che cosa ha abrogato. Quindi quello che sto per leggere adesso è stato abrogato dal 139.
La 1570 del 41 diceva che il comandante del corpo dei vigili del fuoco, quindi quello che adesso si chiama comandante provinciale, esegue le visite e i controlli di locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio. Quindi, allora, il comandante provinciale, prima della concessione della licenza di esercizio, che non era emanata dai vigili del fuoco, ma era emanata da altre strutture amministrative, doveva effettuare verifiche e controlli. Effettuava visite e controlli il comandante provinciale su locali adibiti a pubblico spettacolo, controllava l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e proponeva quali industrie o stabilimenti dovessero avere un proprio servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi, curandone la preparazione. Allora, come vedete, in origine erano, diciamo, individuate alcune attività soggette, diciamo così, al parere da parte dei vigili del fuoco, in particolare i luoghi di pubblico spettacolo, depositi e industrie che dovevano avere un proprio servizio di vigilanza antincendio abilitato, se così possiamo dire, la cui preparazione tecnica doveva essere curata dal comandante dei vigili del fuoco, e sono cose che si fanno tuttora. Oggi i comandi provinciali rilasciano l'attestato di idoneità per gli addetti antincendio e i comandi provinciali oggi rilasciano i pareri sui progetti antincendio oppure effettuano visite di sopralluogo su alcune attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Quindi ciò che fu stabilito dalla legge 1570 del 41 trova, con opportune variazioni, attuazione ancora oggi. Successivamente, nel 1955, fu emanata la legge, il DPR, 547 del 55, il cui scopo era quello di prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro. Questo DPR fu sostituito e abrogato dal decreto legislativo 81 del 2008. Però già nel 1955 l'Italia si era dotata di una disposizione finalizzata alla riduzione del rischio di incidente sui luoghi di lavoro. E siccome l'incendio rappresentava una delle possibili cause di incidente nei luoghi di lavoro, il 547 del 55 parlava anche di attività a rischio di incendio. In particolare, il 547 del 55 diceva che le aziende delle lavorazioni nelle quali A. si producono, sviluppano o impiegano o detengono sostanze pericolose, incendiabili, pericolose dal punto di vista dell'incendio o dell'esplosione, oppure quelle che per dimensioni, ubicazione e altre ragioni potevano presentare in caso di incendio gravi pericoli per la sicurezza dei lavoratori, queste due categorie di attività dovevano essere soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Quindi adesso abbiamo due filoni: il filone della 1570 del 41, che parla di attività in generale soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, per esempio attività di pubblico spettacolo oppure stabilimenti, industrie, eccetera, eccetera. Quindi il filone puro dei vigili del fuoco, e poi abbiamo il filone della sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevede che alcune attività dovessero essere anch'esse soggette ai controlli dei vigili del fuoco, qualora ospitanti lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, oppure qualora le conseguenze di un eventuale incendio dovessero essere particolarmente severe. In questo secondo filone, il 547 specificò che la determinazione delle aziende e lavorazioni sarebbe stata fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e di concerto con il Ministero dell'Industria e dell'Interno. 547 del 55. La stessa 547 del 55, che cos'altro diceva? La 547 del 55 diceva che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, di cui al precedente articolo, quello che abbiamo letto assieme, sarebbero stati soggetti al preventivo esame da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
al quale si sarebbe dovuto chiedere la visita di collaudo. Quindi qua si parla di collaudo. Quindi all'inizio le visite dei vigili del fuoco, all'inizio della storia della prevenzione incendi italiana, le visite da parte dei vigili del fuoco avevano la funzione di collaudo dell'attività. Cosa che invece oggi non è più così. Quindi ve lo dico da subito: una delle principali differenze tra le visite di sopralluogo, il significato delle visite dei vigili del fuoco all'inizio della storia, quindi nella metà del secolo scorso, all'inizio della storia della prevenzione incendi italiana, il significato di queste visite è profondamente differente rispetto al significato che le visite stesse hanno oggi. Un tempo servivano a collaudare le attività e quindi poi erano propedeutiche alla licenza di esercizio delle stesse. Oggi invece la licenza d'esercizio la rilasciate voi professionisti antincendio, con la segnalazione certificata di inizio attività. Le visite che fanno i vigili del fuoco sono soltanto di controllo delle segnalazioni certificate di inizio di attività che rilasciate voi. Quindi è mutato radicalmente il significato delle nostre visite e delle nostre attestazioni. Questo è importante che venga chiarito sin da subito. Allora, parliamo delle prime attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Allora, vi ho detto che esistono fondamentalmente due filoni: il filone antincendio puro, quello diciamo fissato dalla 1570 del 41, e quello delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco in quanto luoghi di lavoro. DPR 547 del 55. Il 547 del 55, ve lo ricordo, diceva che con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con, sarebbero state stabilite le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, cosa che fu fatta con il DPR 689 del 59, quindi 4 anni dopo il 547 del 55. Questo DPR è stato abrogato dal DPR 151 del 2011, quindi dal 59, il DPR 689 del 59 è stato in vigore fino al 2011, quando c'è stata la rivoluzione copernicana della prevenzione incendi in Italia, di cui parleremo tra poco. Il 689 del 59, quindi filone sicurezza luoghi di lavoro, suddivise le attività soggette in due macro categorie. Quindi in due tabelle. La tabella A, aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili. Tabella B, aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazioni e altre ragioni presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità delle persone. Quindi la tabella A rispecchia il dettame dell'articolo 36, lettera A, che abbiamo letto prima. La tabella B rispecchia i dettami dell'articolo 36, lettera B, del 547 del 55. Ripeto, queste tabelle, questi elenchi oggi non sono più in vigore, rappresentano però la nostra storia ed è bene, secondo me, capire da dove veniamo per capire dove ci troviamo adesso e dove probabilmente andremo con l'evoluzione normativa di prevenzione. La legge 966 del 65, anch'essa abrogata dal decreto legislativo 139 del 56, disciplinò le tariffe e le modalità di pagamento dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, perché gli esami dei progetti e le visite effettuate dai comandi provinciali competenti per territorio non potevano essere gratuiti, ma dovevano essere a pagamento. E che cosa diceva l'articolo 2 di questa legge? Ripeto, oggi abrogata. Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere che cosa? Chiedo scusa, le visite e i controlli di prevenzione incendi ai locali adibiti a depositi e alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni di modifiche a quelli esistenti delle aziende o lavorazioni di cui gli articoli 36 e 37 del 547 del 55. Li abbiamo letti prima, eh? Sono quelli che poi sono confluiti nelle tabelle A e B. E infatti è dalle tabelle A e B annesse al 689 del 59.
Le visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal DPR 547 del 55 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Poi devono essere richiesti e sono a pagamento i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo. Quindi vedete, la legge 966 del 55 fa un po', come dire, da cappello e razionalizza sia il filone della sicurezza sui luoghi di lavoro che il filone della 1570 e 41 della prevenzione incendi pura, quindi non luogo di lavoro. E quindi parla anche di servizi di vigilanza locali di pubblico spettacolo, che dovevano essere a pagamento, ai sensi dell'articolo 141 del regolamento del TULPS, del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, nonché le tariffe per la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, cosa che, ripeto, facciamo tuttora. Facciamo ancora corsi di formazione, se richiesti, a pagamento per addetti antincendio, e siamo gli unici abilitati al rilascio dell'attestato di idoneità per gli addetti antincendio in attività a rischio elevato. Adesso si chiama rischio elevato. Andando avanti in questo excursus, sempre la 966 del 65, che cosa dice? Dice che i depositi e le industrie pericolose, soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con. E poi, alla fine, sempre questo articolo 4, che cosa dice? Che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un certificato di prevenzione che ha validità pari alla periodicità delle visite. Allora, questa legge contiene, diciamo, in nuce, indicazioni sulla periodicità di effettuazione delle visite, cosa che si è conservata tutt'oggi con periodicità differenti, però le nostre visite, o meglio, il rinnovo di conformità antincendio deve essere fatto oggi con una certa conformità, con una certa periodicità, nonché le tariffe, e demanda ad un decreto del Ministro per l'Interno il regolamento attuativo della legge, indicante poi le periodicità e le tariffe, nonché aggiunge che il comando rilascia il certificato di prevenzione, che attesta la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza. Quindi la prima volta che si parla di certificato di prevenzione incendi è con l'articolo 4 della 966 del 65, abrogato, come vi dicevo, dal 139 del 2006. Quindi il primo significato che ha il certificato di prevenzione incendi è quello di verifica della rispondenza alle prescrizioni di sicurezza degli impianti da parte dei vigili del fuoco. Il decreto previsto dalla 966 del 65, cioè il regolamento, fu emanato molti anni dopo, nel 1982, con decreto 16 febbraio, elenco dei depositi delle industrie pericolose soggetti alla visita e ai controlli di prevenzione incendi, 97 attività soggette. Il decreto 16 febbraio del 1982, quindi, dalle attività bisognose di controlli da parte dei vigili del fuoco, di cui le tabelle A e B che abbiamo visto prima, furono associate altre 97 attività, che erano le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Quindi è soltanto nel 1982 che furono elencate le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco appartenenti al filone non luogo di lavoro. Quindi quelle attività pericolose o per detenzione di sostanze pericolose, oppure per le conseguenze che avrebbero comportato gli incendi, tipo luoghi di pubblico spettacolo e così via. Quindi nel 1982, a partire dal 1982, avevamo sia le tabelle A e B, attività, luoghi di lavoro pericolose dal punto di vista antincendio, che le 97 attività soggette anch'esse ai controlli dei vigili del fuoco, però non derivanti dal 547 del 55, ma derivanti dalla 1570 del 41, quindi attività pure di prevenzione incendi. E ovviamente c'erano sicuramente delle interferenze, cioè l'intersezione tra l'insieme delle 97 attività del 16 febbraio 82
era non vuota rispetto alle tabelle, all'elenco di quelle tabelle A e B le tabelle A e B del decreto 689 del 1959. Quindi il funzionario dei vigili del fuoco che andava a fare il sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi aveva addosso una duplice giacchetta. La giacca del verificatore delle 97 attività soggette e la giacca del verificatore delle attività di quelle tabelle A e B della 689 del 59. E come verificatore delle attività, luoghi di lavoro, aveva anche la possibilità di sanzionare il datore di lavoro che avesse commesso dei reati antincendio, ovviamente penalmente rilevanti. Questo è il motivo per cui chi andava a fare i sopralluoghi di prevenzione incendi aveva anche il potere di sanzionare o all'autorità giudiziaria o di riferire all'autorità giudiziaria la notizia di reato relativa appunto ai reati commessi sui luoghi di lavoro. Questo già da tempo, quindi. Il DPR 577 del 1982, che cosa fece? Istituì innanzitutto il primo regolamento di prevenzione incendi, che quindi disciplinava la modalità di presentazione delle istanze al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma tra le varie cose istituì anche il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico di Prevenzione Incendi, che è un organo attualmente esistente, incernierato, impernato presso le direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, con il quale voi professionisti antincendio vi potrete confrontare nel corso della vostra attività professionale o per la valutazione di deroghe, oppure qualora voi, in rappresentanza di enti che fanno parte del CTR, Comitato del CCTS, chiedo scusa, Comitato, no, questo è il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico, perdonatemi. Non è il Comitato Tecnico Regionale, ho letto male, è il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico. Il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico è un consesso di esperti appartenenti a vari enti, coordinato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si riunisce periodicamente a Roma. Nel periodo pandemico ci si è riuniti in videoconferenza, chiaramente, ma tendenzialmente ci si riunisce a Roma e vi fanno parte i rappresentanti delle associazioni delle categorie. I rappresentanti degli ordini professionali, i rappresentanti dei lavoratori e così via. Ed è quel comitato che esamina e si ritiene approva tutte le proposte, tutte le bozze di regolamentazioni antincendio prima che siano portate alla firma del ministro. Quindi tutte le regole tecniche di prevenzione incendi che voi vi troverete ad utilizzare sono state preventivamente approvate dal CCTS, Comitato Centrale Tecnico-Scientifico di Prevenzione Incendi, di cui fanno parte esperti, rappresentanti di vari enti coinvolti o coinvolgibili nel processo di normazione antincendio. Quindi vari ministeri, università, rappresentanti di lavoratori, associazioni di categoria, ordini professionali, fondamentalmente. Quindi questo è il CCTS e il CCTS è tuttora esistente. Il 577 dell'82, che cosa fa? Vi dicevo, oltre a istituire il CCTS, stabilisce anche un regolamento di prevenzione incendi. Anche il 577, tutto quello che stiamo leggendo, è stato abrogato, in particolare dal 139 del 2006. Dalla definizione il 577 di certificato di prevenzione incendi. Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente. Quindi, con il certificato di prevenzione incendi, i vigili del fuoco attestavano la conformità alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi, nonché alle eventuali prescrizioni impartite durante il processo di esame del progetto o comunque di valutazione dell'attività dal comando stesso. Quindi questo è il significato del certificato di prevenzione incendi per il 577 del 1982, ripeto, oggi abrogato. Il primo regolamento di prevenzione incendi fu stabilito dal 577 dell'82. Lo stesso 577 dell'82, qui veniamo alla cosa che vi stavo anticipando prima, oltre a istituire il CCTS, cioè il Comitato Centrale Tecnico Scientifico,
stabilisce anche il CTR, istituisce anche il CTR, cioè il Comitato Tecnico Regionale o Interregionale, perché noi abbiamo il Veneto, che è una direzione interregionale, in quanto ricomprende anche le questioni del Trentino Alto Adige, sebbene Trento e Bolzano operativamente facciano parte per sé, però per quanto riguarda le questioni di deroga, cioè di quei procedimenti in base ai quali che vengono diciamo attivati laddove non si riuscisse a rispettare tutti i punti di una regola tecnica di prevenzione incendi, si può andare in deroga e si chiede sostanzialmente il permesso per il tramite del comando provinciale competente per territorio a questa struttura regionale che si chiama CTR, coordinata dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco e di cui fanno parte rappresentanti di ordini professionali a livello locale. Quindi anche in questo caso potreste far parte ordini professionali o anche ARPA, cioè agenzie regionali per la protezione ambientale, quindi anche rappresentanti di enti della regione all'interno della quale si discutono questi procedimenti, e voi potreste sicuramente far parte anche del CTR in qualità di membri designati. Vediamo da chi è composto questo CTR: dall'ispettore regionale, una volta si chiamava ispettore regionale, oggi si chiama direttore regionale, che ha le funzioni di presidente, 3 funzionari tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della regione ovviamente competente per territorio, di cui almeno 2 con funzioni di comandante, quindi almeno 2 comandanti della regione devono far parte del CTR, un ispettore del lavoro, quindi INAIL oggi, un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale, e poi può essere allargato anche ad altri componenti in maniera più moderna, e riguarda l'esame di questione a competenza delle regioni. E di questo, diciamo, l'esame di questioni specifiche può essere chiamato a far parte anche esperti, come dicevo, tecnici designati dalla regione. Per ciascun titolare c'è un supplente e il comitato può avvalersi a titolo consultivo per particolari problemi i tecnici dotati di specifica competenza. È in vigore l'articolo 20 del 577 dell'82, in quanto soltanto parzialmente abrogato, il 577 dell'82, dal 139 del 2006. Quindi il CTR deroghe è ancora in vigore. Diciamo che di CTR ne esistono 2 al momento. Uno come quello dell'articolo 20 del 577 dell'82, che riguarda appunto le deroghe, cioè quei procedimenti di approvazione di progetti che non possono per ragioni oggettive rispettare regole tecniche di prevenzione incendi, quindi bisogna trovare qualche cosa che compensi il maggior rischio derivante dalla mancata applicazione integrale dei decreti di riferimento, e poi c'è il Comitato Tecnico Regionale ex direttiva Seveso, quindi quel comitato tecnico che segue le istruttorie delle attività a rischio di incidente rilevante. Sono 2 i comitati tecnici regionali che hanno sede presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco. Allora, nel 1984 fu fatta la legge 818, dopo il problema del cinema statuto. E questa legge è importante, sebbene abrogata, dal 139, perché istituì che cosa? Istituì la figura dei professionisti antincendio, cioè di quei tecnici iscritti in albi professionali, autorizzati a rilasciare certificazioni in materia antincendio. Quindi i professionisti antincendio furono istituiti attraverso l'articolo 1 della legge 818 del 1984. Quindi i vostri progenitori professionali derivano da lì. E cos'altro fece la legge 818 del 1984? Diede un colpo di spugna alle normative antincendio vigenti, dicendo che sostanzialmente le attività, tutte le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco si dovevano dotare del certificato di prevenzione incendi, e di fatto pochissime le avevano, in particolare quelle che non avevano ancora il certificato di prevenzione incendi e che avrebbero dovuto ottenerlo entro 60 giorni, si sarebbero dovute dotare di misure, avrebbero dovuto adottare misure
minime ed essenziali, nonché urgenti, per, diciamo, continuare ad esercire entro i 60 giorni, tempo necessario, cioè entro il tempo necessario a conseguire il certificato di prevenzione incendi. E questi 60 giorni erano il tempo da minimo, tempo, chiedo scusa, massimo, a disposizione per dimostrare il conseguimento di queste misure essenziali ed urgenti, minime ed essenziali. Quindi le varie attività soggette avevano tempo 60 giorni per richiedere il cosiddetto rilascio del nulla osta provvisorio all'esercizio, provvisorio in attesa del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per continuare ad esercire. Quindi nel 1984 ci siamo inventati il NOP, nulla osta provvisorio. Era provvisorio questo nulla osta, cioè un permesso provvisorio rilasciato dai comandi a quelle attività che avessero dimostrato di posseguire dei requisiti minimi ed essenziali ai fini dell'esercizio antincendio in attesa di conseguire il certificato di prevenzione incendio. Bene, il nulla osta provvisorio è rimasto provvisorio per i successivi 25 anni, quindi per 25 anni abbiamo avuto attività in Italia esercenti legittimamente in quanto oggetto di proroghe con il nulla osta provvisorio. Un'altra cosa che un'altra delle conseguenze della legge 818 del 1984, quindi oltre ai professionisti antincendio e oltre al nulla osta provvisorio, ci fu anche la necessità di abilitare dei laboratori autorizzati dal Ministero dell'Interno in grado di rilasciare certificazioni utili per i materiali da installare nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Quindi tre furono le cose fatte dalla legge 818 del 1984. L'articolo 5 della 818, che poi è stato abrogato, addirittura stabiliva come reato chiunque no, omettesse come titolare di un reato, chiunque omettesse di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Ma diciamo questa cosa fu subito giudicata non attuabile dal normatore perché siccome le attività erano individuate con decreto del Ministro dell'Interno e quindi da una sola persona fondamentalmente, non è possibile associare un reato ad attività individuate da una sola persona. Insomma, i reati devono essere contenuti nelle leggi, devono essere frutto della volontà parlamentare, non frutto di del convincimento di una sola persona. Quindi, di fatto, la sanzionabilità penale di chi non possedesse o di chi non avesse il rinnovo del certificato di prevenzione incendi a quel tempo era una possibilità solo teorica, ma mai attuata. Il decreto 8 marzo 85 rese attuativa la legge 818 indicando in un tabellone famoso le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, cioè per ciascuna attività soggetta venivano riportate le misure essenziali ed urgenti funzionali a consentire l'esercizio antincendio dell'attività nell'attesa, ripeto, di ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Ma le proroghe si sono per alcune attività allungate fino ai successivi 25 anni. Nel 1998 fu emanato il secondo regolamento di prevenzione incendi, il DPR 37 del 1998, che quindi andò a sostituire il 577 dell'82. In particolare, questo decreto 37 del 1998, abrogato nel 2011, che cosa stabiliva come procedura? Per le 97 attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, di cui all'allegato primo al DM 16 febbraio 1982, stabiliva sostanzialmente i tempi per il rilascio dell'esame del progetto, nonché i tempi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi dopo il sopralluogo. Cioè, in buona sostanza, come funzionavano le cose al tempo del DPR 37 del 1998? I soggetti privati erano tenuti a richiedere
al comando provinciale competente per territorio, per ciascuna delle 97 attività soggette, la valutazione del progetto. E il comando aveva sostanzialmente 45 giorni di tempo per esprimersi. Questi 45 giorni di tempo per attività particolarmente complesse potevano essere prorogati a 90 giorni di tempo. Se il comando non si esprimeva, valeva il silenzio di diniego. Questo in teoria, anche se nella pratica comunque i comandi, sebbene fuori tempo, spesso erano fuori tempo, comunque si esprimevano su tutte le istanze. E in caso di progetti non chiari, si aveva la possibilità di interrompere i termini e di farli riprendere per intero a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza. Per cui un privato chiedeva al comando provinciale competente per territorio la valutazione del progetto e il comando entro 45 giorni barra 90 si doveva esprimere su questo progetto, qualora però non ci fossero, qualora fosse tutto chiaro. In caso di progetti non chiari e quindi con necessità di essere integrati, allora si potevano chiedere integrazioni e allungare i tempi a dismisura, facendoli ripartire per intero dall'atto di ricevimento della documentazione completa. L'esito poteva essere parere favorevole, parere contrario, parere favorevole con prescrizioni, oppure il diniego esplicito, oppure il diniego per mancanza di risposta. Ma ripeto, il parere veniva sempre, anche fuori tempo, sempre e comunque dato. Una volta ottenuto un parere favorevole, puro o con prescrizioni, il privato poteva realizzare l'opera, però prima di esercire doveva chiedere il rilascio, doveva fare istanza di sopralluogo al comando, che doveva fare questo sopralluogo entro i 90 giorni. Se senza il parere favorevole dopo il sopralluogo, l'attività non poteva esercire, era impedito l'esercizio. Quindi il certificato di prevenzione incendi, con il DPR 37/98, rappresentava un nulla osta all'esercizio ai fini antincendio. Questo era il significato a quel tempo del certificato di prevenzione incendi, cioè il permesso ai fini antincendio che i vigili del fuoco rilasciavano ai privati. Ora, siccome non sempre riuscivamo a dare nei 90 giorni, anzi raramente si riusciva a dare il parere, il certificato di prevenzione incendi nei 90 giorni, ovviamente se l'attività era conforme alle regole di prevenzione incendi vigenti e conforme alle prescrizioni impartite, quindi in particolare al progetto approvato, siccome non sempre si stava nei tempi, c'era la possibilità della DIA, cioè della dichiarazione di inizio attività. Cioè, in attesa del rilascio del certificato di prevenzione incendi, le attività dal punto di vista antincendio potevano esercire provvisoriamente con la DIA e tantissime attività sono riuscite ad esercire con la DIA perché i certificati di prevenzione incendi arrivavano con estremo ritardo. Questo è fondamentalmente il procedimento delineato dal DPR 37 del 1998. Il certificato di prevenzione incendi aveva scadenze di 6 anni, di 5 anni oppure di, chiedo scusa, di 6 anni oppure di 3 anni, a seconda della complessità dell'attività, oppure se erano presenti più attività contemporaneamente, e doveva essere rinnovato allo scadere con un rinnovo di ufficio, con il quale rinnovo il progettista dichiarava, il titolare dichiarava che nulla era mutato, perché soltanto a questa condizione si poteva fare il rinnovo, nulla era mutato dal punto di vista antincendio. Questo è il DPR 37 del 1998 e il regolamento attuativo DM 4 maggio 98 andò a stabilire la prima modulistica di prevenzione incendi per attuare le procedure del DPR 37 del 1998. Sia il 37 del 98 che il 4 maggio 98 sono stati abrogati rispettivamente dalla vigente DPR 151 del 2011 e dal 7 agosto del 2012. Sono i due decreti attualmente vigenti riguardanti uno le procedure di prevenzione incendi, 151 del 2011, il secondo le modalità pratiche di presentazione delle istanze, DM 7 agosto 2012. Nel 2009, quindi un quarto di secolo dopo circa la legge 818 dell'84, si sancì con questo decreto del 2005 la fine del nulla osta provvisorio. Per le attività a rischio di incidente rilevante, come
sanzioni, attività a rischio incidente rilevante. Per completare il panorama storico normativo non più vigente, vi dico che, o in parte non più vigente, vi dico che per le attività a rischio di incidente rilevante il decreto legislativo 334 del 99 è stato sostituito dal 105 del 2015 per le attività a rischio di incidente rilevante. Mentre dal punto di vista delle sanzioni, il decreto legislativo 758 del 94 ci consente di sanzionare i reati nei luoghi di lavoro. E diciamo, vedremo poi alla fine di questa presentazione come effettuiamo noi le sanzioni. Cioè, andiamo sui luoghi di lavoro, ve lo accenno, adesso ci rechiamo presso i luoghi di lavoro che sono anche luoghi ospitanti attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, e se ravvisiamo dei reati di nostra competenza, per esempio manutenzione degli estintori, errata o omessa valutazione del rischio di incendio e così via, abbiamo la possibilità di impartire delle prescrizioni che consentano l'esercizio provvisorio all'attività, dando un tempo poi per regolarizzarsi all'attività stessa, poi facciamo il controllo per verificare se alla scadenza della nostra prescrizione l'attività ha realizzato le nostre prescrizioni, se sì ammettiamo il titolare dell'attività, che è il soggetto sanzionato, a pagare una sanzione pecuniaria che va quindi a compensare il reato, quindi c'è la depenalizzazione dei reati nei luoghi di lavoro grazie al 758 del 94, qualora invece il titolare non dovesse ottemperare, a quel punto noi giriamo il reato alla procura, che poi procederà secondo legge. Quindi il decreto legislativo 758 del 94 è il decreto attualmente vigente per le sanzioni dei vigili nei luoghi di lavoro utilizzato da parte dei vigili del fuoco. Allora, il primo significato del certificato di prevenzione incendi. Allora, come vi dicevo, in base al 577 del 92, il certificato di prevenzione incendi attestava che l'attività sottoposta a controllo fosse conforme alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e alle prescrizioni impartite. Con il 139 del 2006, prima versione, quindi non ancora modificato nel 2017 dal decreto legislativo 97, quindi la prima versione del certificato di prevenzione incendi, era questa, leggiamo: il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, quindi come da 577 dell'82, e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuate in relazione alla detenzione e all'impiego di prodotti infiammabili, esplodenti e così via, che comportino in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità. Quindi con il certificato di prevenzione incendi, nella prima versione, i vigili del fuoco sostanzialmente attestano che l'attività è conforme alle disposizioni di prevenzione incendi. Questo è il primo significato del certificato di prevenzione incendi. Che cosa è successo ad un certo punto? Nel 2010, in particolare, a seguito della riforma Brunetta, fu emanato il decreto legge 78 del 2010, poi convertito in legge dalla legge 122 del 2010. Questo decreto legge andò a modificare l'articolo 19 della 241 del 90, che è la legge che disciplina l'attività della pubblica amministrazione, e la legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione. In particolare, la modifica dell'articolo 19, a seguito di questa riforma sostanzialmente Brunetta, cosa stabilì? Che ogni atto di autorizzazione, come il certificato di prevenzione incendi, ogni licenza, ogni concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, fosse corredato, fosse comprese le domande, eccetera, eccetera, fosse sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata di attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati. Beh, in buona sostanza, volendo entrare allo specifico del certificato di prevenzione incendi, con la revisione della 241, in particolare dell'articolo 19,
Il certificato di prevenzione incendi, che fino allora aveva la funzione di atto abilitativo, fu sostituito dalla segnalazione rilasciata da privati sulla base di attestazioni rilasciate da professionisti, da tecnici abilitati, quelli che poi si chiamano professionisti antincendio nella nostra disciplina. Quindi l'atto abilitativo dal 2010 ad oggi, in buona sostanza, o meglio dal 2011 a oggi, perché poi il nostro regolamento ha reso operativo l'articolo 19 della 241, così come modificato dal 2011 con il DPR 151, l'atto abilitativo all'esercizio dal punto di vista antincendio non è più, e lo sottolineo 3.000 volte, il certificato di prevenzione incendi, ma è la segnalazione certificata di inizio attività. Con la segnalazione certificata di inizio attività è il titolare dell'attività che dichiara che tutto è a posto dal punto di vista antincendio sulla base delle certificazioni acquisite. Quello è l'atto abilitativo. I vigili del fuoco controllano le segnalazioni certificate di inizio attività e lo fanno o a campione oppure lo fanno in maniera sistematica. E non è che se un controllo di una scia va male si ritira la scia, perché la scia non è un atto dei vigili del fuoco, quindi i vigili del fuoco non possono ritirare un atto che non è proprio, è un atto di un privato. I vigili del fuoco, se il controllo della scia va male, non possono far altro che segnalare agli enti preposti, sindaci e prefetture, che i presupposti alla base della segnalazione certificata di inizio attività non sono vigenti. E poi saranno gli enti preposti che elimineranno, se riterranno, che annulleranno le autorizzazioni all'esercizio eventualmente rilasciate. Quindi c'è stata una rivoluzione copernicana nel 2010-2011, perché al centro degli atti abilitativi non ci sono più i vigili del fuoco, ma ci sono i privati, quindi l'iniziativa e la responsabilità è passata ai privati. E quando voi, professionisti antincendio, rilasciate dichiarazioni o certificazioni, lo fate sostituendovi, ecco perché è importante conoscere la storia, sostituendovi a quello che facevano prima i vigili del fuoco. Quindi è come se foste dei pubblici ufficiali. Infatti le asseverazioni, se mendaci, sono sanzionate ancora, diciamo, più severamente rispetto a delle mere dichiarazioni o certificazioni, perché con le asseverazioni è il privato che si sostituisce al pubblico, e quando sbaglia il pubblico o il privato nelle vesti di pubblico, si è più severi nelle sanzioni. Quindi fate molte, molte, molte più, molta, molta più attenzione. Quindi il primo obiettivo della riforma Brunetta era quello di lasciare al privato l'iniziativa e ridurre al pubblico il potere di ostacolo alla libera iniziativa, perché a quel tempo, diciamo, il pubblico era visto come, forse lo è ancora, e lo è visto ancora così, di ostacolo alla libera iniziativa. Il secondo obiettivo era quello di snellire i procedimenti amministrativi e di rendere proporzionale l'azione amministrativa. Quindi, sulla base di ciò, fu modificata, come vi dicevo, l'articolo 19 della 241 del 90, e non esiste più il silenzio diniego, ma esiste il silenzio assenso, per cui se l'amministrazione in qualche caso è inerte, vale il silenzio assenso. Quindi poi vedremo che ci sono dei casi in cui noi ci dobbiamo esprimere necessariamente prima della scia, vedremo a breve quali sono questi casi. Se non ci esprimiamo nei tempi, vale il silenzio assenso, e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, come vi dicevo, o nulla osta, viene emanato sulla base di certificazioni rilasciate da tecnici abilitati iscritti in specifici albi, come quello di cui farete parte voi alla fine di questo corso. Comma 6 dell'articolo 19, questo vi interessa, ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiari o attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione da 1 o a 3 anni. Quindi è un reato riportare false dichiarazioni allegandole alla segnalazione certificata di inizio attività. Questo perché? Perché voi opererete come pubblici ufficiali.
Con la riforma Brunetta fu dato impulso allo sportello unico per le attività produttive e allo sportello unico per l'edilizia, che rappresentano quegli hub, quei nodi attraverso i quali gli imprenditori o comunque in generale i privati cittadini possano dialogare con la pubblica amministrazione. Quindi, se si vuole aprire un'impresa, si va presso lo sportello unico delle attività produttive. Situato presso il comune competente per territorio, e poi sarà il comune, onere del comune, quello di smistare le richieste di avvio di esercizio legate all'esercizio dell'attività a tutti quanti gli enti competenti, cioè seguendo le varie procedure previste. Quindi non bisogna più impazzire appresso 10.000 procedure diversificate, ma tutte le procedure saranno seguite da un unico punto che è lo sportello unico delle attività produttive, con il quale sportello unico dialogano gli uffici prevenzione incendi dei comandi provinciali competenti per territorio, ovviamente. Poi c'è lo sportello unico per l'edilizia, che è uno sportello unico finalizzato all'attività edile, quindi predisposto a seguito del DPR 380 del 2001, che è il testo unico sull'edilizia. Bene, nel 2011 scriviamo il DPR 151, che in buona sostanza prende atto delle necessità derivanti dalla modifica dell'articolo 19 della 241 del 90. E quindi che cosa facciamo? Cambiamo il significato al certificato di prevenzione incendi. Prendiamo atto della segnalazione certificata di inizio attività e quindi viene istituita la SCIA antincendio e prendiamo atto anche della necessità di proporzionalità dell'azione amministrativa, tant'è vero che dividiamo non sono più 97, sono 80 attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, e queste 80 attività, quindi si fa anche un'azione di semplificazione delle attività soggette, da 97 del DM 16 febbraio dell'82 si passa a 80 e si suddividono queste attività in tre categorie: categoria A, categoria B e categoria C, associando a ciascuna delle tre categorie procedimenti amministrativi via via più complessi a seconda se si è in categoria A, B o C. La A hanno procedimenti più semplici, le C i procedimenti più complessi e anche più lunghi. In particolare, guardiamo questa slide e poi torniamo indietro. Quali sono i procedimenti realizzabili con il DPR 151 del 2011? Allora, il VP, c'è il procedimento di valutazione del progetto, sono i cosiddetti procedimenti obbligatori. Il privato cittadino oppure l'imprenditore sottopone al comando provinciale dei vigili del fuoco direttamente o, come più correttamente dovrebbe essere, tramite sportello unico, un progetto antincendio. Bene, per le attività in categoria A, che sono le più semplici, VP è valutazione progetto, non c'è esame del progetto, quindi non c'è obbligo, non c'è per le attività in categoria A il comando non fa nessun esame progetto. Per le attività in categoria B e quelle in categoria C invece il comando fa la valutazione del progetto. Controllo della SCIA. Il controllo della SCIA si può fare sia per le attività di categoria A che per le attività di categoria B e per le attività di categoria C. Solo che per le attività in categoria A e in categoria B il controllo è a campione, mentre il controllo della SCIA per le attività in categoria C è sistematico. L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, allo scadere della validità della SCIA, cioè ogni 5 anni, il professionista antincendio deve fare un'attestazione di rinnovo di conformità antincendio, di rinnovo periodico di conformità antincendio, dichiarando che nulla è mutato dal punto di piena efficienza, che nulla è mutato di piena efficienza e funzionalità degli impianti, e che anche i sistemi di protezione passiva delle opere da costruzione sono ancora efficienti e funzionali. Questo si chiama attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Quindi, ricapitolando, per le attività in categoria A l'esame progetto non c'è e c'è il controllo a campione delle SCIA. La segnalazione viene inviata al comando e allegata alla segnalazione c'è anche il progetto, in maniera tale che qualora il comando dovesse andare a fare il controllo della SCIA, quindi se dovesse essere sorteggiata l'attività in categoria A,
c'è anche il progetto allegato alla SCIA, e quindi uno ha anche la possibilità di controllare che quanto è stato realizzato è conforme al progetto, ovviamente non approvato, ma depositato. Per le attività in categoria B c'è l'esame progetto obbligatorio e la verifica della SCIA a campione, per le attività in categoria C c'è esame progetto e verifica della SCIA sistematiche, ed è per le attività in categoria C che sostanzialmente gli sportelli unici devono tener conto del parere dei vigili del fuoco prima di consentire al richiedente di operare e rilasciare la SCIA. Quindi per le B e per le C, prima di rilasciare la SCIA, i privati devono attendere il parere da parte dei vigili del fuoco. Invece per le A, e questo è quello che sta scritto nella slide riportata qui, vale il procedimento automatizzato dello sportello unico. Quindi il privato può direttamente presentarsi allo sportello con la SCIA e iniziare ad esercire. Invece per le B e per le C è necessario utilizzare dei procedimenti più lenti, perché c'è lo step intermedio della valutazione di conformità del progetto. Con il DPR 151 del 2011 viene abrogato il 689 del 59, quindi finiscono le tabelle A e B, come vi dicevamo. Finisce il DPR 37 del 98, il secondo regolamento di prevenzione incendi, perché il primo era il 577. Viene abrogato il decreto 16 febbraio dell'82, quello con le 97 attività soggette, e viene modificato l'articolo 16 del decreto legislativo 139 con la definizione di certificato di prevenzione incendi. Allora, in questa slide quindi vi è il riassunto del procedimento di prevenzione incendi. La novità è che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie, mentre prima non c'erano queste tre categorie, con una disciplina differenziata a seconda del rischio. Categoria A, viene eliminato l'esame progetto. Categoria B e C, l'esame progetto c'è e bisogna esprimersi entro 60 giorni. E poi l'attività viene avviata tramite la SCIA, che non è più un procedimento del comando, ma è consegnata dal privato al comando direttamente o per il tramite dello sportello unico. Le SCIA sono controlli a campione per le attività, sono controllate a campione per le attività A e B e controllate entro 60 giorni con sopralluogo per le attività C. Il certificato di prevenzione incendi, che non possiamo ancora eliminare perché è ancora contenuto nel 139 del 2011 proprio come locuzione, però viene rilasciato soltanto per le attività di categoria C ed ha il significato di consegna del verbale di sopralluogo per le attività C. Quindi è una verbalizzazione del sopralluogo fatto per le attività C. Non ha più il significato di abilitazione all'esercizio dal punto di vista antincendio, perché, lo ripeto fino alla noia, l'abilitazione all'esercizio dal punto di vista antincendio è la SCIA, e quindi è un atto del privato, non più del comando. Ormai l'onere della prova è tutto stato rigirato, e la prova di conformità alla normativa antincendio è stato rigirato. Questo onere è tutto al privato, come conseguenza della riforma Brunetta del 2010. Qui questi diagrammi ci ricordano le interazioni con lo sportello unico e ci ricordano che per le attività di categoria A non c'è interazione tra sportello unico e il comando, non c'è interazione, cioè il privato può presentare direttamente istanza ed esercire direttamente. Per le attività B e C invece, prima dell'esercizio con la SCIA bisogna presentare al comando il progetto per la valutazione, e il comando si deve esprimere entro 60 giorni. Poi, se la valutazione del progetto è favorevole in maniera pura o con prescrizioni, dopodiché con la SCIA si può esercire già dal giorno stesso della SCIA. E i comandi interagiscono sia con lo sportello unico che con lo sportello per le attività produttive che con lo sportello unico per l'edilizia. L'attuale significato del certificato di prevenzione incendi. Allora, leggiamo l'articolo 16 del 139, procedure di prevenzione incendi. Allora,
Comma 4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le attestazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi. E le attestazioni sono rilasciate da laboratori o professionisti, quindi o i laboratori che fanno le prove oppure da voi, professionisti antincendi, in quanto iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti a domanda in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono, diciamo, attestano il possesso dei requisiti stabiliti sono rilasciati se in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno. Allora, comma 5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti, anche ripristinatorie di messa in sicurezza, dandone comunicazione dell'esito ai soggetti interessati, al sindaco e al prefetto e alle altre autorità che saranno poi loro ad adottare le determinazioni e i provvedimenti di competenza. Quindi il certificato di prevenzione incendi, che non è più esplicitamente previsto dal 139, ma è ancora indicato nel 151 del 2011, cioè nel vecchio nell'attuale regolamento di prevenzione incendi, per le sole attività di categoria C, analogamente al verbale di visita per il controllo della scia, non è un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma va a costituire il risultato del controllo effettuato e non ha più validità temporale. Quindi il CP non è più un atto abilitativo rilasciato dai vigili del fuoco. L'atto abilitativo è la CIA, la segnalazione certificata d'inizio attività. Alla segnalazione, il regolamento che si abbina al 151, cosa quindi va allegato alla SCIA? Asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi. Asseverazione a firma di tecnico abilitato, non di professionista antincendio, quindi l'asseverazione è firmata da un qualsiasi tecnico abilitato, che è un tecnico iscritto ad un albo professionale. Certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto previsto dall'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini antincendio siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte e in conformità alla normativa di prevenzione incendi vigenti. L'attestazione di rinnovo di conformità antincendio presentata ai comandi entro i termini stabiliti per la periodicità, entro le periodicità stabilite dal 151, e decorre dalla presentazione della stessa. Alla rinnovo deve essere allegata una asseverazione a firma di professionista antincendio, questa volta l'asseverazione a firma di professionista antincendio, attestante che gli impianti siano funzionali e che i protettivi di elementi resistenti al fuoco abbiano i requisiti di efficienza e funzionalità. Quindi, per essere chiari, l'asseverazione ai fini della SCIA è firmata da un tecnico abilitato che è meno di un professionista antincendio, mentre l'asseverazione ai fini del rinnovo può essere firmata esclusivamente da un professionista antincendio, cioè da un tecnico abilitato che ha fatto un corso come quello che state facendo voi e che lo ha superato. Vedete che il corso di 120 ore comporta un esame finale. A questo esame finale si può essere bocciati una sola volta e ripetere l'esame. Se si viene bocciati la seconda volta, purtroppo bisogna ripetere il corso. Allora, del campo di applicazione del 151 abbiamo già parlato, si applica alle 80 attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, e poi il decreto 5 agosto 2011 invece tratta dell'abilitazione per i professionisti antincendio. Questo decreto dice che soltanto i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno possono rilasciare le certificazioni previste dai regolamenti di prevenzione incendi, come quelle che abbiamo visto, per esempio, all'atto del rinnovo. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi del Ministero dell'Interno, i requisiti sono iscrizione all'albo professionale, non uno qualsiasi, chiaramente a uno degli albi per i quali è prevista la possibilità di rilasciare certificazioni o attestazioni o asseverazioni nell'ambito antincendio, attestazione con frequenza ed esito positivo del corso base di prevenzione incendi,
poi bisogna fare anche, diciamo, le verifiche, no, le verifiche, periodicamente bisogna fare l'aggiornamento, ecco, le 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Sono esclusi dall'effettuazione del corso di formazione che state facendo voi o i vecchi funzionari dei Vigili del Fuoco, o i vecchi dirigenti dei Vigili del Fuoco, oppure quelli che erano già, diciamo, iscritti agli elenchi ex 800-818. Però per tutti quanti loro è comunque previsto l'obbligo dell'aggiornamento delle 40 ore nei 5 anni. Il programma schematico, e quindi in particolare obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi di cui stiamo parlando oggi, è riportato nel 5 agosto del 2000, del 2011, e qui c'è scritto che all'esame si può essere, articolo 5 del 5 agosto 2011, si può essere bocciati una sola volta. I corsi possono essere organizzati da strutture centrali, del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, dagli ordini professionali oppure anche dalle università. I programmi a livello centrale sono approvati dalla Direzione Centrale per la Formazione, a livello periferico dalle direzioni regionali. Infatti, il corso che state facendo voi adesso, un corso base, è stato approvato dalla Direzione Regionale Campania, in quanto proposto dall'ente proponente, che è il Collegio dei Geometri di Avellino. E anche l'elenco dei docenti è stato approvato dalla Direzione Regionale Campania. Dopodiché sarete iscritti, se supererete l'esame, come professionisti antincendio all'elenco del Ministero dell'Interno e avrete un codice di individuazione. Gli elenchi sono gestiti dagli ordini professionali, questi elenchi. Allora, per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco dei 5 anni. Allora, restano iscritti nell'elenco quelli che erano già iscritti agli elenchi dei professionisti antincendio e il 5 agosto del 2011 abroga la legge 818 del 94, quindi rinnova i professionisti antincendio. Chiaramente con la nuova disciplina. Quindi il 5 agosto del 2011 supera la disciplina della 818 dell'84 di cui abbiamo parlato ormai più o meno un'oretta fa. Il codice di prevenzione incendi nella sezione G chiarisce in maniera credo incontrovertibile la differenza tra tecnico abilitato e professionista antincendio. Entrambi fanno parte della famiglia dei progettisti. Solo che il progettista è un tecnico abilitato o professionista antincendio, quindi o l'uno o l'altro, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione ai fini antincendio dell'attività. Il tecnico abilitato è un professionista iscritto in un albo professionale e il professionista antincendio è più del tecnico abilitato, in quanto non solo è tecnico abilitato, ma è iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi del 139 del 2000, dell'articolo 16 del 139 del 2006, articolo che abbiamo letto. Possono compilare i professionisti antincendio? Possono compilare il modello CERT-REI, il modello DIC-PROD, il modello CERT-IMP e il modello DIC-IMP, nonché chiaramente l'asseverazione, e solo loro possono farlo, cioè solo i professionisti antincendio, nonché l'asseverazione per il rinnovo periodico di conformità antincendio. Inoltre, competenze specifiche dei professionisti antincendio sono richieste dal decreto 18 settembre del 2002, quello sugli ospedali, in quanto il responsabile dell'attività ha l'onere di individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio e deve essere in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo al corso base. Stabilito dal decreto 5 agosto 2011. Quindi può essere il responsabile della sicurezza antincendio in un ospedale esclusivamente un professionista antincendio, cioè uno che ha superato il corso che state seguendo voi, oppure può firmare la gestione della sicurezza antincendio soltanto un professionista antincendio per le attività progettate con approccio ingegneristico.
Ancora, soltanto il professionista antincendio, nell'ambito del codice di prevenzione incendi, può progettare con i metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio, poi vedrete quali sono dei metodi più sofisticati per la dimostrazione delle soluzioni alternative, oppure può progettare gli impianti con technical report o technical specifications, laddove non dovessero esistere delle norme nazionali oppure europee, oppure progettare, firmare, diciamo, i progetti con, di impianti realizzati con norme tecniche di enti di normalizzazione differenti da quelli europei. Quindi, dal punto di vista antincendio, soltanto i progetti firmati da professionisti antincendio ci vanno bene se progettati con, per esempio, le NFPA. Quindi alcune cose, e sono riassunte in queste slide, possono essere fatte esclusivamente dai professionisti antincendio, che sono dei tecnici abilitati iscritti negli elenchi del Ministro dell'Interno, dopo aver superato con esito favorevole il corso di 120 ore che state frequentando adesso. Ancora altre cose. Per strutture di resistenza al fuoco ripetitive, capitolo S283, è soltanto un professionista antincendio che può certificarne i requisiti di resistenza al fuoco se prodotte in serie. Oppure le alimentazioni idriche antincendio possono essere attestate o da un professionista antincendio, quindi la continuità delle alimentazioni idriche antincendio ai fini della 10779 per la rete di idranti può essere attestata o dall'ente erogatore oppure dal professionista antincendio, questo sempre ai fini delle pratiche di prevenzione incendi. Allora, dopo aver completato l'excursus sulla normativa di prevenzione incendi vigente, quindi aver capito che oggi è in vigore il DPR 151 del 2011 e il decreto 7 agosto 2012, regolamento di prevenzione incendi, procedure di prevenzione incendi, questi sono i due decreti a cui riferirsi, e aver capito che cos'è la SCIA, a che cosa serve e come si controlla la SCIA, chi controlla la SCIA e qual è la distinzione tra le attività di categoria A, B oppure C, poi esistono anche dei procedimenti, diciamo, tipo nulla osta di fattibilità per le attività in categoria B e C, che consente al privato di chiedere un parere preliminare al comando prima di presentare il progetto. Nulla osta di fattibilità. Io vorrei fare questo, sei d'accordo? E il comando dice sì o no e vale per le attività in categoria B o C. Oppure è possibile richiedere delle visite di sopralluogo intermedie, le visite in corso opera, le VCO, prima di presentare la SCIA. Quindi al comando si può chiedere di andare a fare delle valutazioni in corso d'opera su attività in corso di realizzazione per capire se si sta procedendo bene oppure no. Questo tipicamente è richiesto per attività piuttosto complesse, prima poi di rilasciare la SCIA. Ebbene, tutte queste attività sono attività onerose. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è organizzato in strutture centrali e periferiche. Il sito di riferimento è www.vigilfuoco.it e la sezione di interesse per la prevenzione incendi è la sezione prevenzione e sicurezza tecnica. Vi invito a visitarla, perché qui sono riportate moltissime disposizioni di prevenzione incendi, l'elenco delle attività soggette, le tariffe per pagare i procedimenti di esame progetto oppure da pagare al comando per il deposito della segnalazione certificata inizio attività e tutte le disposizioni di prevenzione incendi, per esempio in materia di reazione al fuoco. A livello centrale la struttura che coordina la prevenzione incendi e la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, che ha sede a Roma, è responsabile di tutta la normazione di prevenzione incendi, tutte le regole tecniche verticali, codice di prevenzione incendi, circolari, vengono tutte da Roma Capannelle, ha la segreteria del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, che è presieduta dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre a livello territoriale, i vostri uffici di riferimento sono i comandi provinciali che hanno un ufficio prevenzione incendi, abbiamo i siti internet dei comandi da cui potete ricavare i numeri di telefono e gli orari di apertura degli uffici, e gli uffici delle direzioni regionali che ospitano i CTR deroga e i CTR attività a rischio di incidente rilevante. Anche lì sui nostri siti sono riportati indirizzi, orari di apertura e numeri di telefono. Quindi queste sono le strutture di prevenzione incendi con le quali voi vi
potreste dover confrontare durante la vostra professione. Le leggi fondamentali che regolamentano l'attività dei vigili del fuoco sono due. Una di cui non ci occupiamo, che è il 217, e dice fondamentalmente come è organizzato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per prestare il soccorso. Un'altra invece ci dice cosa fa il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed è il decreto legislativo 139 del 2006, di cui in parte ci siamo già occupati e che vedremo più approfonditamente a breve. In particolare, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fa tre cose: soccorso, prevenzione incendi e formazione. Noi di queste tre attività vedremo un po' più nel dettaglio, ovviamente, l'attività di prevenzione incendi. In particolare, occupiamoci del capo 3 del decreto legislativo 139 del 2006. In particolare, questo 139 all'articolo 18 parla dei servizi di vigilanza di prevenzione incendi, all'articolo 16, abbiamo già visto, parla delle procedure di prevenzione incendi, all'articolo 22 disciplina il comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi, all'articolo 19 parla di vigilanza ispettiva, all'articolo 20 parla della segnalazione certificata di inizio attività e dei reati che si commettono per omessa segnalazione certificata di inizio attività e per omesso rinnovo di prevenzione incendi, e all'articolo 22 bis si parla del comitato tecnico regionale sugli incidenti rilevanti, quindi CTR, attività a rischio di incidente rilevante. Quindi dell'insieme di articoli che disciplinano la prevenzione incendi nel 139, i bollini rossi, i pallini rossi, sono quelli che sono un po' più interessanti ai fini di questo corso. L'articolo 18, servizi di vigilanza antincendio, è il servizio reso dai vigili del fuoco, per esempio presso i cinema, i teatri, eccetera, eccetera. Sono squadre dei vigili del fuoco pagate dai privati, obbligatoriamente pagate dai privati, previsti dalle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o provinciali o comunali, che garantiscono la sicurezza antincendio durante l'esercizio di attività particolarmente rischiose. In genere sono attività di pubblico spettacolo. L'articolo 18 del 139 ribadisce quello che era già stato stabilito da vecchie regole di prevenzione incendi che abbiamo intravisto in quest'ultima ora, ribadisce la potestà di effettuare questo servizio ai sensi del testo unico leggi di pubblica sicurezza, articoli regolamento attuativo, articoli 141 bis e 142 del regolamento attuativo del TULPS da parte dei vigili del fuoco. Quindi questa è la vigilanza antincendio. Articolo 19, vigilanza ispettiva. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non effettua sopralluoghi soltanto su richiesta, cioè per verificare le scia, ma effettua anche sopralluoghi di iniziativa, o sulla base di campagne di verifica fissate dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, sulla base a sua volta di indirizzi dati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal capo del Corpo Nazionale. Per esempio, quest'anno si verificano tutte le facciate degli edifici progettati con facciate continue, per esempio, tutte le facciate di edifici che quando sono stati progettati avevano dei rischi particolari per la propagazione di incendio lungo la facciata, oppure si possono fare sopralluoghi di iniziativa laddove i rinnovi di conformità antincendio non dovessero convincere. Per esempio, se un rinnovo è presentato tardivamente, molti comandi, incluso il mio, anziché rilasciare il rinnovo di ufficio, se viene presentato con 2-3 anni di ritardo, anziché fare il sopralluogo di ufficio, il rinnovo di ufficio, manda un funzionario sul posto a verificare sul posto se l'attività sta esercendo correttamente oppure no. Quindi l'articolo 19 è l'articolo di vigilanza ispettiva. Oppure si verifica un incendio, oltre alle attività di polizia giudiziaria, si possono fare anche attività di polizia amministrativa, mandando i funzionari a verificare l'attività che è stata oggetto di un incendio. Quindi la vigilanza ispettiva riguarda le attività di vigilanza fatte di iniziativa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Oppure si possono fare attività di vigilanza sui prodotti, quindi per il tramite dei comandi o tramite le strutture centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si possono verificare gli estintori eventualmente già installati presso attività soggette ai controlli di Vigili del Fuoco, oppure fare prelievi presso stabilimenti che producono poltroncine imbottite classificate dal punto di vista della reazione al fuoco, oppure tendaggi o materassi, quello che è.
Questa è tutta attività di iniziativa che può fare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poi, articolo 20 del codice del 139 del 2006, chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la SCIA o la richiesta di rinnovo, quindi chiunque, in qualità di titolare, è punito con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2582 euro quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, ovviamente tutte. Quindi quando noi ci accorgiamo che c'è un'omessa scia oppure un'omissione di rinnovo di conformità antincendio, sanzioniamo se il luogo di lavoro in base al 758 di cui un pochettino abbiamo parlato, o se non è un luogo di lavoro, inviando le carte, la segnalazione di notizie di reato alla procura competente per territorio. Comma 2. Chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni, questo vi interessa di più, rese ai fini della presentazione della SCIA o richiesta di rinnovo periodico, attesti fatti non corrispondenti al vero, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. Andando avanti, l'articolo 22 ci parla del CTR per le attività a rischio di incidente rilevante. Articolo 22 bis, chiedo scusa. Mentre il 22 parla invece del CTR per le deroghe. Quindi il 22 CTR deroghe. E il 22 bis, attività a rischio di incidente rilevante. Allora, CTR deroghe, che cosa fa? Si esprime appunto sulle deroghe e poi esprime anche valutazioni su progetti particolarmente complessi, se stimolato dal comando. Quindi è un po' il consesso degli esperti di prevenzione incendi che aiutano i professionisti che fanno le deroghe o aiutano i comandi per progetti particolarmente complessi. Il 22 bis parla del CTR deroghe, del CTR attività rischio incidente rilevante. Allora, il decreto legislativo 81 del 2008, che cosa ci dice? All'articolo 13 dice che il decreto legislativo 81 è quello che ha sostituito il 547 del 55 ed è il testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. All'articolo 13,1 dice che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalle ASL, competente per territorio, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quindi ciò che ci dà potestà a fare attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di nostra competenza, è la legge, che è l'articolo 13 del decreto legislativo 81. Allora, l'articolo 14, provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che cosa dice? Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Quindi noi siamo l'ente che provvede per le violazioni sui luoghi di lavoro in materia di prevenzione incendi. Noi e solo noi abbiamo la competenza limitata ma esclusiva in materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si applicano le disposizioni di cui articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 139 del 2006 che abbiamo visto. Quindi qui c'è il raccordo tra la normativa, il filone normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e sanzioni, le attività di prevenzione incendi pura stabilite dal 139 del 2006 agli articoli che abbiamo visto. Allora, articolo 46. Che cosa dice l'articolo 46? La prevenzione incendi è la prevenzione di preminente interesse pubblico di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, incolumità delle persone e tutela dei beni e dell'ambiente. Quindi gli obiettivi di prevenzione incendi sono questi tre e sono riportati anche nel codice di prevenzione incendi: persone, beni e ambiente.
Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Fermo restando quanto previsto dal 139, articolo 16, articolo 19, articolo 20, e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i ministri dell'Interno, del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti a. criteri diretti ad individuare, misure intese a evitare l'insorgere di un incendio, misure precauzionali di esercizio, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze. Quindi qui che cosa dice il decreto 81? Dice, fermo restando quello che già si fa con il decreto 139, quindi per le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, per tutti quanti gli altri luoghi di lavoro bisogna emanare un decreto che stabilisca gli aspetti antincendio di quelli che sono luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. Questa cosa è stata fatta per anni con il decreto 10 marzo del 1998, che nel 2021 è stato sostituito da tre decreti. Quindi quello che con l'articolo 46,1 lettera A veniva individuato dal decreto 10 marzo 98 e che con il comma 4 si diceva fino all'adozione dei decreti richiesti con il comma 3 si continua ad adottare il decreto 10 marzo 98, quello che quindi era auspicato dal comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 81, cioè la sostituzione del 10 marzo 98 con un nuovo decreto disciplinante la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro non soggetti ai controlli dei vigili del fuoco, è stato poi attuato con i tre decreti 1, 2 e 3 settembre 2021. Decreto 1 settembre del 2021 è cosiddetto decreto controlli, cioè stabilisce che requisiti devono avere i soggetti che controllano apprestamenti antincendio, presidi antincendio, impianti antincendio. Lettera con la C, controlli. Poi c'è il decreto 2 settembre del 2021, quindi quali requisiti di competenza debbano avere i controllori degli estintori, le aziende che controllano gli estintori, eccetera, eccetera. Estintori, rivelatori, impianti sprinkler, quindi si è dato ordine ai controllori. Tra l'altro è stato anche recentemente prorogato l'obbligo di possedere i requisiti previsti dal 1 settembre 2021 per i controllori, perché devono essere iscritti poi in appositi albi e devono fare degli esami. Questo decreto controlli è stato recentemente prorogato. Lettera C, controlli. Lettera G, gestione della sicurezza antincendio nei piccoli luoghi di lavoro, cioè quei luoghi di lavoro che non sono attività soggette. Decreto 2 settembre del 2021. Quindi come ci si prepara all'emergenza, come si fa un piano di emergenza, quali sono i contenuti minimi del piano di emergenza, come si controlla in esercizio l'attività, con che periodicità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, 1 settembre 2001, decreto controlli, lettera C. C per controlli. Decreto 2 settembre 2021, lettera G, gestione della sicurezza antincendio, come si fa un piano di emergenza, e quali sono le azioni e come ci si deve organizzare per fare in modo che l'attività progettata e realizzata in un certo modo garantisca lo stesso livello di sicurezza nel corso del tempo. Quindi come si controllano estintori, impianti, quante volte all'anno si fanno le prove di evacuazione, che cos'è il piano di evacuazione, chi predispone il piano di evacuazione, chi lo attua, eccetera, eccetera. Come si nominano gli addetti antincendio, come si formano gli addetti antincendio e come si consegue l'attestato di idoneità tecnica per gli addetti antincendio di rischio elevato, come si formano i formatori antincendio e così via. Questo è contenuto nel decreto 2 settembre del 2021, che è entrato in vigore ad ottobre del 2022, quindi adesso è pienamente operativo, e il decreto 3 settembre 2021, che è il decreto cosiddetto minicodice M. Quindi, per ricordare, la C con i controlli 1 settembre 2021. 2 settembre 2021, lettera G, gestione della sicurezza antincendio. 3 settembre 2021, lettera M, ordine alfabetico, mini codice. Cioè, quali sono le prescrizioni minime di prevenzione incendi che devono rispettare i luoghi di lavoro non soggetti ai controlli di prevenzione incendi. E se ha adottato, il normatore ha adottato,
un estratto del codice di prevenzione incendi. Quindi sono state prese dalle 10 misure antincendio alcuni sottoinsiemi finalizzati a consentire al datore di lavoro di un bar, di una parruccheria, di un ortofrutta e così via, di adottare minimi accorgimenti antincendio, perché anche i lavoratori di questi piccoli luoghi di lavoro devono essere tutelati nei confronti dell'incendio. Il decreto legislativo 81 dà all'obbligo, tra gli obblighi del datore di lavoro, per esempio, quello di conformità ai requisiti di cui l'articolo 63, commi 1, 2 e 3, cioè i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui l'articolo 63, 1, 2 e 3, ed è l'articolo in base al quale noi sanzioniamo i datori di lavoro per le inosservanze sui luoghi di lavoro stesso, cioè sulla parte geometrica dei luoghi di lavoro, e noi sanzioniamo sulla base del 758. In particolare, l'articolo 63, l'articolo 64,1 lettera A, che è sanzionato, che cosa prevede? Prevede che l'inosservanza all'articolo 63, commi 1, 2 e 3, che richiama un certo allegato, l'allegato 4, prevede quanto segue. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti di cui è l'allegato 4, quindi se non lo sono, si è sanzionati, e i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, vie di circolazione e così via. Quindi, ricapitolando, l'articolo 64,1 lettera A dice che sono sanzionati i datori di lavoro che non realizzano i luoghi di lavoro in conformità all'articolo 63,1, 2 e 3. In particolare, l'articolo 63,1 ci dice che i luoghi di lavoro devono essere conformi all'allegato 4 del codice del testo unico per la sicurezza dei luoghi di lavoro, del decreto 81. Questo allegato 4 riporta requisiti per gli ambienti di lavoro, vie di uscita di emergenza, porte e portone, scali, misure contro l'incendio e l'esplosione. Ricordatevi che però, se i luoghi di lavoro sono anche attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, queste attività soggette ormai sono disciplinate o dalle vecchie regole di prevenzione incendi o dal codice di prevenzione incendi, che costituisce l'ex specialis, quindi è più importante rispetto al decreto legislativo 81, che è una legge generale, l'ex generalis, per cui il rispetto del codice di prevenzione incendi di fatto consente di rispettare anche le disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008, perché è l'ex specialis rispetto al decreto legislativo 81 del 2008, che è l'ex generalis. Comma 3, per esempio: nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici dell'incendio è vietato fumare, è vietato usare apparecchi a fiamma libera, devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idronei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. I mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni 6 mesi da personale esperto. Questo, che è contenuto nel decreto legislativo 81 del 2008, se non è rispettato, comporta una sanzione che noi applichiamo in base al 758. Fatto questo, diciamo, io ho finito e quindi ricedo la parola alla regia. Bene, bene, ingegner Ponticelli, che complimenti Luca, avrebbero bisogno almeno di 30 giorni, quantomeno per, come dire, prendere coscienza di tutte le nozioni, le informazioni e i richiami normativi che ci sono in questa presentazione, ma avremo poi nel tempo sicuramente la possibilità di andare ad approfondire quelle che sono le singole indicazioni date. Ma io ringrazio fondamentalmente, rincontreremo con molto piacere ingegner Ponticelli quando parleremo di resistenza al fuoco alla data del 16 di ottobre. Adesso io eventualmente lascio qualche minuto, proprio ne abbiamo 5, nel caso i discenti avessero delle domande potete metterle direttamente in chat e le andiamo a leggere, vi diamo audio, video, nel caso fosse necessario. Cioè, nel senso, spero che non rimanga poi
l'ultima indicazione data, la manutenzione almeno ogni 6 mesi, che non diventa poi nello storico ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi non significa almeno ogni 6, entro i 6 mesi. E questa poi rimane, diciamo, nella storicità, il fatto che dici no, io lo faccio ogni 6 mesi, prima di ogni 6 mesi non la faccio, purtroppo. Domande? Insomma, no, non ne vedo, sono decisamente, come dire, abbastanza scioccati dalla quantità di informazione, quindi non vedo domande. Bene, Luca, io direi che ci possiamo aggiornare. Io ringrazio l'ingegner Luca Ponticelli, con piacere lo rivedremo appunto per 4 ore la data del 16 di ottobre, quando parleremo di resistenza al fuoco, la strategia S2 dell'RTO. Quindi grazie ancora, grazie per il collegamento. A questo punto io direi che ci prendiamo quei 15 minuti di pausa prevista prima dell'avvicendamento con l'ingegner Cerrone per la seconda parte di queste prime 4 ore. Qualcuno comunque dà un senso di vita, un segno di vita, però tutto abbastanza chiaro, dice Marco. Speriamo che anche per gli altri la cosa sia, come dire, molto chiara. Vi chiedo la gentilezza di non utilizzare lo strumento di alzata di mano, ma per qualsiasi necessità scrivete all'interno della chat e noi provvederemo a darvi un riscontro alla domanda. Non abbiamo domande, lascio andare e rincontriamoci, spero di rincontrarla molto presto. Grazie. Allora, rimanete tutti collegate, non scollegate. Un saluto a tutti, arrivederci. Grazie, lascio salutare e un ringraziamento particolare. Allora, a questo punto possiamo tranquillamente utilizzare la stessa connessione, non scollegatevi per favore, rimanete collegati e a questo punto andremo a fare un break e indichiamo che la ripresa delle attività è alle 11:15. Grazie, a dopo. Allora, possiamo riprendere, interrompiamo la pausa e vediamo già collegato l'ingegner Cerrone. Ingegnere, buongiorno, bentornato, come sta? Tutto a posto. Allora, io direi che il presidente Santosuoso non riesce a collegarsi, quindi mi ha pregato di portarvi i saluti. A questo punto direi che iniziamo, ma cogliamo l'occasione per far salutare anche il segretario, appunto, andiamo da Ciro Vitale, se riesce a collegarsi velocemente. Eccolo qua, forse arriva, vediamo, la connessione è un po' scarsa. Ciro, riusciamo a sentirci, Ciro? No, ahimè, purtroppo non vediamo Ciro Vitale. Spero che riesca a risolvere la problematica e lo salutiamo successivamente. Bene, allora io direi che una breve... Eccolo qua. Quindi ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Ciro, ben arrivato. Vediamo il soffitto. Vediamo un buon soffitto, pannellatura. Oh, direi che così va decisamente meglio, quindi... A posto. Allora, Ciro, buongiorno, ben arrivato. Devi accenderti l'audio perché sennò non ti sentiamo. Ecco, così va bene. Accendiamo l'audio, Ciro, per favore, perché sennò te lo faccio. Ok, adesso prova. Prova adesso, per favore. Aspetta, faccio io, sta lì, fermo lì. Dai, per favore, solo il consenso alla webcam e all'audio. Eccolo qua, forse arriva. No, non riesce. Vabbè, niente. Allora vediamo se nel frattempo andiamo a fare una breve nota di presentazione. Abbiamo visto prima la presentazione dell'ingegner Luca Ponticelli. Presentiamo adesso una breve nota di presentazione anche dell'ingegner Diego Cerrone, laureato in ingegneria civile per la pianificazione territoriale e difesa al suolo e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nel 96, poi vincitore di concorso pubblico dall'84
da 84 posti di ispettore. Ciro, ci sentiamo? Riesci a sentirmi? Io vi sento, voi mi sentite? Adesso sentiamo forte e chiaro. Io vi sento. Ti lascio un istante per il saluto. Buongiorno a tutti, saluto il signor Antonelli, saluto il collega ingegnere Diego Cerrone. Ciao. Io sono lieto di partecipare in qualità di segretario a questo corso. Volevo appunto esternare il mio saluto a voi tutti, raccomandandovi, come è logico, prevedere la giusta attenzione, perché state per raggiungere un percorso che vi porterà ad essere professionisti nel campo antincendio, che è un valore aggiunto, è un vero e proprio investimento. Vi volevo semplicemente dire, oltre che salutare, qualsiasi tipo di informazione, di elucidazione, potete fare il riferimento, io poi vi darò tutti i miei contatti via mail per qualsiasi tipo di elucidazione nei confronti degli argomenti del corso. Vi saranno dei step che prevederanno delle prove intermedie di valutazione. Avremo anche, d'accordo, poi ne parlerò con il signor Antonelli, avremo anche una simulazione d'esame a dicembre, che vi permetterà poi di arrivare all'appuntamento preciso in maniera serena e appropriata. Auguro buon lavoro a Ingegner Cerrone, al signor Antonelli, io sono qui. E ancora una volta, a presto, vi saluto. Arrivederci. Grazie, e scusate grazie. Il problema con il collegamento. Perfetto. Allora, grazie. Salutiamo Diego, andiamo da Vito e Ciro, ti salutiamo. Ok, sei riuscito tu a scollegarti, togliamo anche l'audio così in modo tale che non ci siano interferenze. Allora, stavamo dicendo, ovviamente Diego Cerrone è funzionario dei Vigili del Fuoco, oggi è vice dirigente addetto in quello che è la direzione regionale. Alla sua esperienza avremo modo di rivederlo più volte, perché con piacere abbiamo indicato, affidato all'ingegner Cerrone una serie di docenze, quindi avremo modo di apprezzare la sua sconfinata conoscenza nella materia della prevenzione incendi. Quindi fondamentalmente daremo e avremo modo sempre di poterlo apprezzare. Io direi che allora a questo punto andiamo per ordine e andiamo a caricare quella che è la presentazione relativo a quello che è appunto il modulo, l'1.2 di quella che è la presentazione. Quindi parleremo di direttive comunitarie con ricaduta in materia di prevenzione incendi. Io vi prego di non spaventarvi per la mole di informazioni che già l'ingegner Luca Ponticelli vi ha trasmesso, ma serviranno come la base. Poi andremo a vedere cosa è più opportuno andare a, diciamo, tenerlo nel cassetto, invece quelli che sono gli elementi fondamentali da iniziare subito ad approfondire per capire il mondo della prevenzione incendi, su che cosa si basa e quali sono gli obiettivi principali. Quindi vediamo dalla parte delle direttive comunitarie che cosa ci dà come indicazione sempre in materia di prevenzione incendi. Allora, Diego, la solita situazione, io metto in primo piano l'ingegner Cerrone, le slide sono avanti e indietro, io seguo la parte della chat se ci sono delle domande, li ho visto abbastanza impauriti, nessuno ha avuto modo di dare nemmeno una domanda e chiedere ma com'è possibile una mole di informazioni così. Per cui ti lascio iniziare, non sono previste pause, chiedo solo una gentilezza all'ingegner Cerrone se riusciamo a chiudere alle 12:40 al fine di poter dare le informazioni principali sulle procedure, i regolamenti e le regole da rispettare per l'attività di perseguire l'attività formativa. Ci proviamo, okay, ci proviamo. Perfetto. Prego. Le slide allora, sono veramente tante, quindi vedo. Okay. Allora, no, non vi preoccupate del numero di slide eccessivo, perché buona parte di quello che oggi diremo e che è la derivazione nella normativa italiana di quelle che sono le direttive comunitarie, lo rifarete nell'ambito del corso, almeno quasi tutto quello che diremo oggi. Oggi faremo un passaggio, non dico a volo d'uccello, un volo d'uccello che ogni tanto si ferma per recuperare qualcosa. E per il resto la paura, questo concetto, immaginate che noi stiamo a Napoli
e a Napoli c'è la questione delle scosse, dello sciame sismico di Pozzuoli, quella può essere considerata paura oggi come oggi, perché se dovesse veramente verificarsi un'eruzione, come i segnali precursori farebbero pensare, allora sì che dovremmo avere paura, è una cosa un po' più importante. Gli esami non finiscono mai, per cui farete anche questo, e lo supererete in un modo o nell'altro, insomma. Quindi noi faremo di tutto per mettervi in condizioni di poterlo fare. Oggi vedetela non proprio come una chiacchierata, ma quasi una chiacchierata, così stemperiamo fin dall'inizio. Apprezzeremo Diego Cerrone anche nella sessione di esame, spero proprio di sì, nel senso chiuderemo per dicembre, l'esame forse ci sarà i primi di gennaio, mi auguro e auspico che Diego Cerrone faccia parte della commissione, oltre al direttore della Direzione Regionale Campania. Per cui ti chiedo, Diego, se è possibile un saluto da parte del direttore regionale, che so che oggi aveva degli impegni istituzionali, quindi non è potuto essere presente, ma mi sembrava di capire che Ciro Vitale ci desse indicazione per un saluto da parte tua. Prego. Sì, il direttore quando comincia un corso saluta i partecipanti e sottolinea le responsabilità che derivano dall'acquisizione di questa attestazione, cioè il riconoscimento dell'essere diventati professionisti antincendio. Indubbiamente oggi il professionista antincendio ha una serie di responsabilità ben precise, che sono diventate ancora più precise col passare degli anni, per cui è evidente che al di là di come andrà il corso e al di là di quello che voi porterete a casa come bagaglio culturale, prima di firmare un documento pensateci un pochino, perché ci sono atti banali e atti abbastanza importanti, per cui non vi catapultate a firmare un documento solo perché avete acquisito il titolo, perché potrebbero derivarne delle concrete responsabilità sia civili che penali. Del resto poi il mondo della prevenzione di incendi si sta spostando sempre di più verso una sorta di autocertificazione. Cioè si cerca di fare in modo che la maggior parte delle responsabilità sul rilascio delle autorizzazioni ricada sul privato. Per adesso ci sono ancora i controlli dei vigili del fuoco, soprattutto in alcuni casi che sono obbligatori, ma già in alcuni casi l'attività di controllo dei vigili del fuoco è random, non è sempre presente. Per cui non possiamo nemmeno aiutarvi a correggere degli errori a volte che sono stati realizzati durante la esecuzione di un lavoro di prevenzione di incendi. Chiaramente col passare del tempo sarà sempre peggio. Addirittura, io sto in contatto diretto con Roma e in particolare col comandante di Napoli, che è un mio carissimo amico e che vi farà pure una lezione sugli impianti elettrici, e il quale ha fatto parte per molti anni della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica. Il futuro evolverà sempre di più in questa direzione di privatizzazione un po' della responsabilità. Addirittura pare che vogliono eliminare le categorie C, cioè in sostanza quelle uniche attività dove c'è l'obbligo del sopralluogo, il rilascio di certificato, e trasformarne tutte quante in A e B. Capirete quello che dico quando farete il DPR 151. Però adesso cerchiamo di parlare un po' della lezione di oggi, anche perché il tempo che abbiamo è ridotto. Voi sapete perfettamente che esiste un sistema giuridico italiano, tra l'altro abbastanza complesso, dove quella che dovrebbe stare al di sopra di tutto, a parte la Costituzione, sono le leggi che vengono approvate dal Parlamento. Purtroppo però il Parlamento, per una serie di ragioni, non riesce sempre a promulgare una legge in tempi accettabili, e quindi è necessario che intervengano altri organi perché questi provvedimenti vengano messi in opera. Quindi sono stati fatti i decreti legge, che sono i precursori delle leggi, i decreti legislativi che
vengono fatti come atto governativo sulla base di una legge delega che il Parlamento ha dato al governo. Voi spesso sentite parlare in televisione di legge delega, decreto legislativo, che a volte il Parlamento dice al governo la legge falla tu, in sostanza. E quel tipo di legge si chiama decreto legislativo. Poi ci sono addirittura le leggi regionali adesso che hanno validità territoriale, ecco, che però non dovrebbero andare in contrasto con la legislazione nazionale del settore. Poi ci sono degli atti di grado inferiore, come i decreti ministeriali, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente della Repubblica e poi addirittura le circolari, che sono delle interpretazioni, perché oltre alla, al decreto, oltre alla legge, ci sta pure il fatto che a volte queste leggi o questi decreti non sono scritti in maniera perfettamente comprensibile o non sono scritti in modo da poter essere chiaramente interpretati, allora esistono le circolari generalmente ministeriali o governative, più che altro ministeriali per la verità, che cercano di interpretare quella che era la volontà del legislatore. Queste circolari noi le applichiamo, cioè noi quando abbiamo un chiarimento su un decreto di prevenzione di incendi applichiamo una circolare, ma non vi nascondo che non tutti quanti sono della stessa visione, perché ritengono che la circolare non ha comunque la forza né di un decreto né di una legge, quindi di fronte a un magistrato una stessa circolare ministeriale potrebbe essere invalidata. Questo chiaramente crea dei problemi. Io ricordo perfettamente un mio collega dove lavoravo prima che non applicava pedissequamente una circolare del nostro ministero. Quindi tutti quelli che si trovavano a fare la pratica con lui, nel particolare di un autorimista e le autorimesse, non avevano sempre la difficoltà a realizzare l'opera perché lui chiedeva l'applicazione del decreto e non l'interpretazione della circolare. E la cosa non si è risolta, perché nonostante è evidente che bisognasse uniformare l'interpretazione legislativa da parte di tutti, e la cosa è andata avanti così per anni, cioè gli altri funzionari applicavano la circolare, lui no, e il comandante, anzi no, i comandanti che si sono alternati non riuscivano a obbligarlo a applicare la circolare. Sono casi che vi troverete a affrontare col tempo e vi renderete conto che in Italia esistono, diciamo, 1000 funzionari di prevenzione incendi, 1000 modi di vedere la prevenzione incendi. È un vulnus che noi abbiamo, però purtroppo c'è e bisogna tenerne conto. Ora però noi non dobbiamo parlare delle leggi italiane, dobbiamo parlare delle leggi comunitarie, della legislazione comunitaria, che si suddivide in alcune tipologie di cui parliamo adesso. Esistono i regolamenti, che sono degli obblighi da perseguire. Un regolamento impone già di per sé l'applicazione agli stati che fanno parte della Comunità Europea. Quindi il regolamento noi in genere lo assorbiamo con una legislazione, ma già da solo avrebbe valore, avrebbe già carattere obbligatorio. Poi ci sono le direttive, che sono le più famose. Le direttive non sono altro che una specie di linee guida a cui bisogna uniformarsi nella realizzazione di un prodotto o di un'applicazione normativa finalizzata a realizzare un qualcosa. Di direttive ne parleremo abbondantemente, e possono essere pure riscritte, aggiornate, e sono quelle più applicate in generale. Però la cosa importante è che la direttiva di per sé non è una legge applicabile in uno Stato. È necessario che lo Stato la faccia sua, la direttiva, e la applichi nel suo territorio attraverso un decreto, per esempio attraverso una legge. E non sono rari i casi in cui lo Stato, soprattutto quello italiano nello specifico, quando acquisisce i contenuti della direttiva non lo fa in maniera perfetta, e quindi viene richiamato all'ordine per rivedere il decreto che magari è stato fatto per applicare quella direttiva, e il decreto modifica un po' quello che aveva definito nella sua prima uscita.
noi spesso veniamo richiamati per la con non corretta applicazione di una direttiva o addirittura della disapplicazione proprio di una direttiva, anche perché poi dietro le direttive, dietro l'applicazione delle direttive ci sta un interesse di natura economica. Voi ricordate sempre che la Comunità Europea, prima di essere una comunità politica, è una comunità economica, cioè la prima nascita del mercato comune europeo si basava fondamentalmente su quello che interessa alla, in sostanza, e voi lo vedete ancora oggi nelle decisioni che vengono prese. Voi sapete che per esempio in ambito europeo stanno cercando di favorire la produzione delle apparecchiature elettriche, delle auto elettriche, oppure di rendere le abitazioni ambientalmente compatibili. Questo si va a ripercutere completamente sull'economia di una nazione, ovviamente, e questo è facile intuirlo. Ci sono poi le decisioni abbastanza rare che riguardano fondamentalmente un argomento per volta, però queste capitano abbastanza raramente. Pure questa qua, se c'è, a carattere obbligatorio come il regolamento. Poi ci sono le risoluzioni, che sono delle vere e proprie dichiarazioni di intenti, cioè con la risoluzione si stabilisce che per il futuro si dovrà cercare di perseguire una determinata politica. E infine ci sono le raccomandazioni, che pure sono abbastanza diffusi. Noi per esempio, come Stato italiano, spesso siamo stati oggetto di raccomandazioni, che è una sorta di richiamo ad applicare un provvedimento oppure a correggerlo oppure a renderlo effettivo attraverso una legge. Magari la raccomandazione si può fare perché non è stata acquisita attraverso un decreto, una legge, una direttiva. E l'Italia spesso e volentieri è ricaduta in questo errore. Ovviamente io sto facendo una lezione tecnica e non politica, perché dal punto di vista politico potrebbe essere pure giusto non applicare una direttiva. Dal punto di vista tecnico, amministrativo, appartenente alla Comunità Europea, ovviamente la cosa cade di fondamento. Cominciamo a parlare di una direttiva abbastanza importante, una delle più importanti, che dice che se il normatore europeo sta elaborando una norma tecnica che riguarda un settore, qualunque che esso sia, per esempio la realizzazione degli ascensori o la realizzazione di un giocattolo, tutto ciò che uno Stato sta facendo in quel settore deve essere sospeso. Cioè, a dire, è inutile che uno Stato realizzi una norma tecnica. Quando parlo di norme tecniche mi riferisco alle norme UNI, alle norme CEI. È inutile che uno Stato elabori una normativa relativamente a un prodotto se lo sta già facendo l'Europa. Perché tanto quella normativa andrà in contrasto con la norma europea e quindi dovrà di fatto decadere. Altra direttiva è quella che indicava la conformità di ciò che veniva prodotto a una normativa europea, che veniva indicato inizialmente con il marchio CE, quello che vedete qua disegnato. Col passare del tempo il marchio CE ha perso un poco questo significato, poi dopo vediamo perché. Questa necessità di marcare il giocattolo o l'apparecchiatura con il marchio CE veniva fuori da una risoluzione precedente, cioè la dichiarazione di intenti, quello che dicevo prima, di fare in modo che questo prodotto avesse delle caratteristiche che potessero essere riconosciute in tutti gli Stati membri. Quindi, come vedete, il problema è quello. Cioè quello di fare in modo che un prodotto che viene realizzato in una nazione possa essere venduto, esportato pure in un'altra nazione. Siccome non è detto che la normativa tedesca sia simile a quella italiana e quindi i prodotti tedeschi possono essere utilizzati in Italia, in Spagna, in Grecia
perché soddisfano delle caratteristiche che questi stati richiedono, è stato deciso che bisogna cercare di uniformare le norme tecniche, che si chiamano norme EN, perché il prodotto poi possa essere venduto in tutti i paesi della comunità europea. E questo chiaramente comporta delle problematiche, perché se un prodotto realizzato da una nazione è già di per sé conforme alla norma EN che si vuole realizzare, evidentemente un'altra nazione che non ha prodotti simili si troverà in difficoltà quando dovrà poi realizzare i prodotti tutti quanti in quel modo. Quindi dovrà cambiare le proprie apparecchiature, dovrà cambiare il proprio percorso di approvazione dei prototipi, e quindi questo andrà a incidere sulla concorrenza rispetto ad altre aziende. Quindi qua insomma, ci sono i soldi di mezzo in buona sostanza. Quello che ci interessa sicuramente come esperti di prevenzione incendi è la direttiva, la prima direttiva 89/106 CE sui prodotti da costruzione. Noi la recepimmo nel 93 col DPR 246 del 93. Cioè la direttiva dava le indicazioni su come devono essere realizzati i prodotti da costruzione. Chiaramente le caratteristiche di un prodotto da costruzione sono molteplici. A noi interessano quelle del punto 2, sicurezza in caso di incendio, ma esistono anche altre caratteristiche che dovevano soddisfare questi prodotti da costruzione. Quali sono le caratteristiche della sicurezza in caso di incendio? Sono queste e sono rimaste queste, cioè il prodotto deve mantenere una capacità portante, quando si parla di un prodotto che sia una struttura, per un determinato periodo di tempo, oppure che la produzione e la propagazione di fiamme e dei fumi sia limitata nel tempo, se una parete, oppure che la propagazione dell'incendio alle costruzioni vicine sia limitata, che vuol dire che ci sia un prodotto che brucia e che non emette sostanze in quantità enorme, oppure che gli occupanti possano abbandonare la costruzione o essere messi in salvo, oppure che la sicurezza delle scuole di soccorso sia presa in considerazione. Quindi quando si realizzava un prodotto bisogna tener conto di questi 5 punti cardine per quanto riguarda la sicurezza in caso di incendio. Per esempio, che ne so, la produzione e la propagazione di fiamme e di fumi sia limitata nel tempo. Se sono un tendaggio, devo fare in modo che questo tendaggio all'interno del mio, che ne so, albergo non sia tale da propagare il fumo e la fiamma in modo da essere pericoloso. Oppure la sicurezza delle scuole di soccorso sia presa in considerazione. Che so, io realizzo degli ambienti che sono protetti dall'incendio, attraverso cui le squadre di soccorso possano entrare, oppure faccio dei tetti in un capannone, per esempio, che i cui tegoli mi resistono più del previsto all'incendio, per tener conto pure del fatto che l'operatore del soccorso possa dover entrare per salvare magari un operaio che è rimasto bloccato. Quindi ci stanno una serie di fondamenti di carattere generale, perché queste sono direttive, che poi vengono tradotte nei decreti. Per esempio la capacità portante delle strutture. Se io dico che una scuola deve avere una resistenza al fuoco dei pilastri, dei solai, RRI, che ne so, 60, io sto in qualche modo importando all'interno della mia legislazione quelle che sono le direttive della comunità europea, che vuole che la capacità portante delle strutture sia garantita per un determinato periodo di tempo. Poi chiaramente la materia è vastissima e ci possono essere varie realtà da considerare. Questa direttiva diventò un regolamento nel 2011, regolamento 305 del 2011, che di per sé, come già vi ho detto, è già obbligatorio. Comunque l'Italia lo recepì col decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 106. Non cambiò qualcosa di importante, ma non tutto. Cambiò la definizione di prodotto da costruzione, che potete leggere qui nella slide, e cambiò il significato della marcatura CE. Cioè, in sostanza,
dal momento in cui è entrato in vigore questo regolamento attraverso quel decreto legislativo, in Italia, ma comunque in tutta Europa, la marcatura CE va messa, ma di per sé non attesta la conformità del prodotto alla normativa tecnica, ma attesta il fatto che il prodotto ha subito una procedura di controllo tale che se ne possono dichiarare le prestazioni. Quindi quella che diventa importante adesso sul prodotto non è soltanto la marcatura CE, che è una specie di marchio finale di tutto l'iter amministrativo, ma il fatto che il prodotto, che è conforme alle norme EN, qua stiamo parlando delle norme europee, se voi prendete un materasso, siccome non si sono messi ancora d'accordo su come realizzare i materassi a livello europeo, per il materasso si applica ancora soltanto la normativa italiana. Quindi sul materasso non ci sta il marchio CE, perché non c'è una norma EN di riferimento. Parlo dei materassi devono essere considerati dei mobili imbottiti infiammabili, per esempio se li mettiamo in un ospedale o li mettiamo in un albergo. In quel caso il materasso deve conformarsi alla normativa solo italiana, perché non ve n'è una europea riconosciuta. La cosa importante però è che il prodotto, una volta che viene marcato, deve essere corredato di un documento che a mio avviso è più importante della marcatura CE stessa, cioè la dichiarazione di prestazione, che è un documento dove c'è scritto il prodotto, chi è, chi lo produce, a cosa serve, dove va messo, quali sono le sue caratteristiche di reazione al fuoco o comunque di comportamento all'incendio. Notate una piccola variazione che nei requisiti di base dei prodotti da costruzione è stata aggiunta una settima voce, che è l'uso sostenibile delle risorse naturali. Ovviamente questo fa il paio con le novità legate al rispetto dell'ambiente degli ultimissimi anni. Io proprio in questi giorni sto seguendo un corso di aggiornamento sulla legislazione ambientale e ho scoperto che in effetti i gruppi, più che altro americani e poi tedeschi, che si formarono e cercarono di cominciare a parlare di ambiente, risalgono addirittura alla fine non del secolo scorso ma dell'altro. Quindi in effetti già da molto tempo si parlava di rispetto dell'ambiente. Nel caso dei requisiti di base delle opere da costruzione è stato introdotto questo concetto di utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Per quanto riguarda le caratteristiche generali, rimangono le stesse. Cioè anche il regolamento non ha cambiato i contenuti dei requisiti del requisito di base numero 2. Quindi quello che si era detto prima vale ancora. Vediamo un attimo come sono fatte queste documentazioni. La dichiarazione di prestazione si chiama Declaration of Performance. Quindi noi la chiamiamo amichevolmente DOP, anche se in Italia si scriverebbe dichiarazione di prestazione e quindi dovrebbe essere DDP. Noi troviamo DOP perché sono le iniziali delle parole inglesi con cui vengono indicate le dichiarazioni di prestazione. Quindi ricordate che il marchio CE c'è ancora, ma rappresenta la conclusione di un iter autorizzativo che prevede la predisposizione della dichiarazione di prestazione. Quando farete in particolare il capitolo S1 del codice, cioè quando parlerete di reazione al fuoco di materiali, parlerete di questa dichiarazione di prestazione. Ecco, questo per esempio è un marchio CE che potreste avere, questo è generico, ci sono tutte le voci che devono essere compilate. È interessante che c'è scritto a un certo punto qual è il numero di riferimento della DTP, sarebbe la DOP, cioè la dichiarazione di prestazione. Addirittura c'è scritto in fondo qual è il sito web che ospita la dichiarazione di prestazione. Cioè il marchio CE non è semplicemente il marchio,
ma è un marchio che contiene una serie di informazioni e in particolare contiene le informazioni di dove si trova la dichiarazione di prestazione, che ripeto è diventata di fatto più importante del marchio stesso. Questi sono i paesi che riconoscono questo regolamento. Chiaramente ce ne stanno alcuni che non sono ancora entrati a far parte della Comunità Europea, ma lo saranno tra non moltissimo, credo. Questa, per esempio, è una norma europea che è diventata pure norma UNI sui pavimenti in legno. Quindi se io utilizzo per i pavimenti in legno questa norma, sto utilizzando una norma europea, perché vedete c'è scritto EN, e questa norma mi porterà sicuramente come risultato che io, una volta che avrò realizzato la mia pavimentazione secondo questa norma, qua c'è un estratto della norma, potrò apporre il marchio CE dopo che ho fatto tutta una serie di controlli alla produzione e dovrò emettere la dichiarazione di prestazione di questo pavimento, che noi chiamiamo, i pavimenti possono essere tanti, di varia tipologia, di vario spessore, e questi pavimenti mi danno una resistenza, anzi mai che una reazione al fuoco diversa a seconda del tipo di pavimento. Vi anticipo che la classe CDE che vedete qua a destra già sono indice di prodotti che bruciano, perché sono di legno in sostanza. Questi sono apparecchi che vengono utilizzati secondo la normativa italiana, ma ne esistono di molto simili anche nella normativa europea, per verificare come brucia un prodotto, se viene irradiato dal calore oppure se viene utilizzata una fiamma su una faccia o su tutte e due le facce, per quanto tempo e che effetto dà al prodotto che noi stiamo assaggiando. A destra e in basso vediamo l'effetto che fa la sigaretta a un divano imbottito, chiaramente per provare non tanto l'esterno del divano ma l'interno stesso, e che se danno risultati favorevoli consentono di dire che quel determinato prodotto rispetta una determinata norma UNI. Ovviamente se noi lavoriamo invece su prodotti che sono riconosciuti in tutta Europa, dovremmo utilizzare le norme EN. La vecchia classificazione, per esempio, della reazione al fuoco italiana è quella di sinistra. Zero stava per incombustibile e man mano che si saliva si andava sempre peggio. IM, 1 IM sta per immobili imbottiti, in particolare i materassi oppure i divani, le poltrone. Questa classificazione è ancora esistente in Italia, soprattutto per alcuni prodotti, ma è stata sostituita anche attraverso delle tabelle di confronto dalla nuova classificazione europea. La 1 è parente stretta della vecchia 0, la 2 è parente stretta della vecchia 1, la B è parente stretta della vecchia 2 in sostanza. FL, LCA, poi li vediamo, FL sta per floor con due O, cioè il pavimento, quindi se voi vedete questa FL vicina a una lettera, BFL per esempio, significa che quel prodotto può essere messo a pavimento. Questo è importantissimo, perché quando un prodotto viene provato per essere messo a pavimento piuttosto che a parete, piuttosto che a soffitto, poi dovete installarlo in quel modo lì. Altrimenti la classificazione di reazione al fuoco non è rispettata. Facciamo un esempio, usciamo un attimo dal seminato. Voi ricorderete tutti quanti che poco tempo fa, ormai un paio d'anni fa, c'è stato un grosso incendio a Milano che ha coinvolto un grattacielo. Ora, io ero curioso di sapere com'era possibile che questo grattacielo, che era soggetto a certificato di prevenzione incendi, potesse essere bruciato in quel modo, considerando che doveva avere delle caratteristiche di non combustibilità, insomma, cosa che invece non ha avuto, perché si è bruciato come un fiammifero.
e ho capito che è successo. Cioè, in sostanza, la certificazione delle pannellature che hanno preso fuoco era idonea, solo che era la prova che veniva applicata per certificarlo che non andava bene, perché quella prova dava risultati reali. Questo però si è scoperto dopo l'incendio. Quella prova di con quelle attrezzature che abbiamo visto prima, quella prova di classificazione della reazione al fuoco di questi pannelli era idonea per pannelli inseriti all'interno della struttura. Invece per pannelli inseriti all'esterno della struttura, dove c'è molto ossigeno e quindi c'è stato un incendio che ha prodotto molta energia termica, il pannello diventava praticamente combustibile. E tanto è vero che adesso hanno dovuto cambiare la norma, perché si sono resi conto che quella norma per fare quella classificazione non andava bene in quel caso. Mi sembrava strano, infatti, che avessero fatto errore così clamoroso. In realtà l'errore non c'era, l'errore stava nella norma stessa di classificazione del prodotto. L sta per lineare, dopo vediamo qualche fotografia, CA sta per cavi, S sta per smoke, fumo, cioè a volte un prodotto di reazione al fuoco, quando brucia produce del fumo che può creare problemi sia di visibilità dell'ambiente, sia anche di brucia agli occhi o anche di secchezza delle vie respiratorie, e di 0, di 1, di 2 sta per dripping, cioè viene misurato il gocciolamento del prodotto. Sono le plastiche gocciolano parecchio e possono diffondere l'incendio anche in altre zone dell'ambiente locale. Questo lo vedrete poi quando farete la reazione al fuoco dei materiali. Vedete che nel caso dei mobili imbottiti, vedete che non esiste la classificazione europea, per cui uno è costretto a fare quella italiana. Ma non è che non esiste perché non la fanno da altre parti, perché non sono riuscito ancora ad accordarsi su come farlo, perché bisogna fare in modo di non danneggiare poi i produttori. Per quanto riguarda invece quest'altra slide, qua abbiamo una corrispondenza. Per esempio, il rivestimento a parete del gruppo GM1, poi vedrete che vuol dire, di classe 1 italiana, è equivalente al BS1 D0 europeo. Cioè, un prodotto che emette un po' di fumo, non gocciola, e che però non è eccezionale dal punto di vista della reazione al fuoco. Ah, è meglio. Questa invece è una norma su come si classificano i prodotti in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. Questa pure è una norma UNIEN, quindi questa è anche una norma che è riconosciuta in tutta Europa. Chiaramente in tutta Europa intendo l'Europa comunitaria, che ovviamente la Russia, non facendo parte, non riconosce questo, è la cosa vicendevole ovviamente. Ricordate sempre, quando installate un prodotto, di leggere bene le carte che sono collegate al prodotto stesso, altrimenti rischiate di piazzare un prodotto nel posto sbagliato. Questi sono i macchinari che si utilizzano quando la norma è di tipo europeo, ma non sono molto diversi dai nostri. E qua vedete, per esempio, una classificazione di prodotti lineari. Il lineare potrebbe essere un rivestimento di un tubo, per esempio. Sono varie classi, vari criteri di classificazione che andate a leggere poi quando dovete comprare un prodotto che vada a rivestire la vostra tubazione, che magari attraverso un garage e voi non volete che abbia contatto con questo garage. Questi sono invece le classi di reazione al fuoco dei cavi elettrici. La differenza rispetto agli altri, che trovate scritta la sillaba CA vicino alla lettera maiuscola. Questa è una DOP, qua c'è scritto qual è il codice del prodotto, a cosa serve il prodotto, chi è il fabbricante, chi è il mandatario, cioè che ci sta la compravendita del prodotto da un paese all'altro, e via dicendo.
fino ad arrivare al punto 7, che è quello più importante, le prestazioni dichiarate, cioè quali sono le caratteristiche di quel prodotto che viene installato nell'opera di costruzione. Questa è un'altra dichiarazione, un'altra DOP, questa è un'altra DOP. Ultima cosa che riguarda l'argomento è questa. I vigili del fuoco hanno diverse mansioni da svolgere. Una mansione che viene svolta poco, ma la stanno facendo da qualche anno, è il controllo sui prodotti antincendio, ma non nel momento in cui vengono installati nel sito dove devono essere utilizzati, ma proprio a livello di mercato. Cioè ci sono dei nostri colleghi, soprattutto nell'ambito di Roma, che vanno in giro per l'Italia e vanno a acquisire dei prodotti in vendita. Qualche volta possono pure acquisire dei prodotti installati. E quando li comprano, li prendono in vendita, li pagano proprio, chiaramente con i soldi del Ministero, li comprano e li fanno verificare ad alcuni laboratori autorizzati, per verificare se quello che viene venduto è esattamente quello che è stato attestato. Ora è chiaro che se non ci dovesse essere corrispondenza, si possono mettere dei provvedimenti anche molto gravi di ritiro dal commercio o di sostituzione del prodotto che è stato testato. Ovviamente esistono anche altri tipi di controlli per altri tipi di prodotti. Noi chiaramente controlliamo quelli antincendio, sia quelli che sono soggetti alla sola autorizzazione nazionale, come gli estintori, i prodotti verticillanignifughi, le porte tagliafuoco per uso interno. Anche se vi devo dire la verità che le porte del fuoco per uso interno stanno per essere, tra non molto, saranno oggetto dell'emanazione di una normativa europea, perciò pure questo diventerà col tempo un prodotto che seguirà l'iter europeo, non soltanto quello italiano. Liquidi schiumogeni, contenitori distribuiti del gasolio, prodotti ai fini della reazione al fuoco. Mentre invece quelli che sono sicuramente legati alla normativa europea sono i prodotti da costruzione, equipaggiamento marittimo, apparecchi che bruciano carburanti gassosi e recipienti semplicemente in pressione. Quindi voglio dire, è un'altra attività che svolgono i vigili del fuoco, quello del controllo dei prodotti antincendio, perché si presuppone che con tutti questi prodotti che vengono dall'estero, soprattutto dalla Cina, è facile che ci siano prodotti che sono falsi, comunque non garantiscano le prestazioni richieste. Parliamo adesso di un'altra direttiva, la direttiva Seveso. Questa sarà oggetto di una lezione che farò io alla fine del corso, per cui non ci voglio perdere tantissimo tempo, però voglio dirvi che questa direttiva, che col passare degli anni si è evoluta fino all'ultima direttiva del numero 2012-18 UE, è la direttiva che è legata alla presenza sul territorio europeo, e italiano in particolare, di alcune aziende che sono a rischio di incidente rilevante. Quali sono le aziende a rischio di incidente rilevante? Sono quelle aziende che, a causa della quantità di prodotti di sostanze pericolose detenute o a causa dei processi in cui queste sostanze vengono coinvolte o vengono prodotte, possono dar luogo a incidenti che vanno al di là dei confini dello stabilimento, creando delle serie ripercussioni in quello che sta intorno allo stabilimento. Non a caso la direttiva si chiama direttiva Seveso, quindi c'è una direttiva europea che ha il nome di Seveso, che è legata a un incidente molto famoso che avvenne in Italia negli anni 70, dove ci fu una fuoriuscita indesiderata di diossina che creò problematica all'ambiente circostante e alle persone che vivevano in quella zona. Quell'episodio colpì talmente la comunità europea che fu necessario emanare una prima direttiva nell'88, che fu recepita col DPR dell'88 in Italia, con cui venivano stabiliti i criteri con cui si potevano rilasciare le autorizzazioni per poter detenere questi stabilimenti. Noi qua in Campania abbiamo soprattutto depositi di carburanti, depositi di liquidi o gas liquefatti da riscaldamento, cioè intendo grandi depositi, e poi c'è qualche altra realtà che deposita
fuochi artificiali e poche realtà che lavorano con sostanze chimiche che possono essere anche tossiche, che possono essere più pericolose fra tutte quante quelle che ho citato. Per cui questa direttiva, che viene di volta in volta acquisita con provvedimento del legislatore, è stata oggetto di modifiche nel corso del tempo, perché si è voluto dare una maggiore possibilità di intervento da parte del pubblico, la possibilità di riclassificare alcune sostanze che col passare del tempo cambiano di pericolosità. Io, per esempio, io stesso sono stato testimone di una trasformazione di una sostanza che veniva considerata nociva e invece da un momento all'altro è diventata tossica, e questo ha fatto sì che un'azienda che non si trovava in direttiva Seveso si è trovata in direttiva Seveso dalla sera alla mattina, in buona sostanza. E l'ultimo decreto che ha recepito la direttiva Seveso in Italia è stato quello del 105 del 2015, del giugno 2015, che ha portato qualche modifica alle precedenti direttive. Ripeto, di questa parleremo approfonditamente, per cui non voglio perdere più tempo del necessario, però voglio far vedere come si fa a capire che un'attività ricade o non ricade in Seveso. Ovviamente il decreto legislativo che ha acquisito la direttiva Seveso è un decreto importante, è costituito da 33 articoli che sono quasi tutti importanti, da 6 allegati e da 11 numerici e 11 allegati letterali, cioè c'è stato, è un poco come il decreto 81-2008, un po' più piccolo, però è pieno di informazioni che devono essere seguite quando si valutano queste aziende a rischio di incidente rilevante. Vediamo un attimo come si fa a capire se un'attività ricade o non ricade in Seveso. La normativa, il decreto 105 nello specifico, all'allegato 1, ha due elenchi di sostanze. Un elenco è fatto per famiglie. Vedete qua, tossicità acuta, H1, H2, H3. Poi, andando avanti, P1 ha esplosivi, P2 gas infiammabili, cioè qua si va per famiglie. Poi c'è un altro elenco che è fatto per nomi. Qua per esempio ci sono i prodotti petroliferi e combustibili alternativi, benzine, nafte, kerosene, gasolio, oli combustibili densi, o addirittura ammoniaca anidra, trifluoro di boro, solfuro di organico. Che vuol dire questo? Se voi vi trovate a lavorare per un'azienda che ha qualcuna di queste sostanze, sono tante, siete tenuti a verificare qual è il quantitativo di queste sostanze. Prima di tutto si cerca di, chiaramente questo per capire che una sostanza è pericolosa oppure no, bisogna guardare la sua scheda di sicurezza. Nel momento in cui verificate che una sostanza che voi utilizzate si trova nella seconda tabella, cioè quella dove ci sono i nomi delle sostanze, voi dovete applicare i dati della seconda tabella. Se invece la sostanza è pericolosa, ma non si trova come nome nella seconda tabella, dovete cercare di infilarla nella famiglia corrispondente della prima tabella. Quindi da qualche parte dovreste riuscire a metterla. Chiaramente il problema lo fanno i quantitativi. Facciamo un esercizietto facile. Supponiamo che di avere un deposito di GPL. Cioè noi abbiamo un grosso deposito di GPL dove si va a riempire la bombola oppure dove vanno le cisternette a recuperare il GPL che poi viene distribuito nei serbatoietti di campagna. Per esempio ad Avellino, voi siete di Avellino, alcuni di voi, che ne so, la Cobegas è un deposito di GPL. Capone è un deposito di GPL, l'Alcagas è un deposito di GPL, ce ne sono diversi. Se il deposito è di 30 tonnellate di GPL, ricordatevi che il GPL si trova sotto pressione all'interno del contenitore,
la bombola pure che voi tenete a casa se ce l'avete, ed è in forma di gas liquefatto, cioè viene liquefatto per semplice compressione. Stavo dicendo, se questo deposito di GPL ha un serbatoio all'interno del quale non ci sono più di 30 tonnellate di GPL, l'attività non è soggetta alla normativa SEVES, perché il limite inferiore per cui l'attività sia soggetta alla normativa SEVES è 50 tonnellate. Se il deposito ha 60 tonnellate di GPL, magari c'ha due serbatoi da 30, allora l'attività è soggetta alla normativa Seveso, però come soglia inferiore. Se invece il deposito di GPL ha all'interno dei suoi confini un quantitativo di GPL, compreso anche quello che sta nelle bombole, superiore a 200 tonnellate, nel nostro caso 250 tonnellate, l'attività è di nuovo soggetta alla normativa Seveso, però stavolta come soglia superiore. Ovviamente non vi sto a dire, ve lo dirò quando sarà, che essere di soglia inferiore o di soglia superiore è diverso, cioè la soglia superiore è soggetta a una normativa più dura, più pesante, ovviamente. Ma non crediate che quella di soglia inferiore poi sia tanto diversa da quella di soglia superiore, perché alla fine, se un serbatoio di GPL dovesse avere una perdita, o è grande o è piccolo, gli effetti che dà all'esterno più o meno sono quelli. Per cui è soltanto da un punto di vista documentale che la pratica della soglia superiore viene appesantita, ma in realtà dal punto di vista del pericolo, tant'è vero che queste attività Seveso, sia che siano di soglia inferiore sia che siano di soglia superiore, sono soggette al piano di emergenza esterno redatto dalla prefettura, proprio perché in entrambi i casi ci può essere un rischio per ciò che sta al di fuori dei confini dell'attività. E se uno vuole realizzare un'opera al di fuori dei confini di quell'attività, può farlo se chiede l'autorizzazione all'ente preposto, che è una cosa che si chiama CTR, Comitato Tecnico Regionale, di cui parleremo poi. Solo per dirvi che a volte avere tante sostanze insieme non significa che queste sostanze debbano essere considerate indipendenti l'una dall'altro. Per esempio, se noi abbiamo un'azienda in cui abbiamo il cloro, la formaldeide e l'ossido di etilene, che sono tutte e tre sostanze tossiche, noi dobbiamo chiederci: ma siamo soggetti alla Seveso? Beh, se noi abbiamo 5 tonnellate di cloro, 2 tonnellate di formaldeide, 2 tonnellate di ossido di etilene, sembrerebbe di no, perché i limiti di assoggettabilità alla Seveso del cloro è 10, della formaldeide è 5 e dell'ossido di etilene è 5. Ora, se uno ragionasse così, potrebbe pensare di non essere soggetto a Seveso. Purtroppo la Seveso non è stupida, e dice: guarda che se tu hai tante sostanze non basta che verifichi sostanza per sostanza, ma devi fare una sorta di media ponderata, cioè devi rapportare la sostanza che tu hai, il quantitativo della sostanza che tu hai, al quantitativo che ti fa assoggettare a Seveso. E questa sommatoria è abbastanza banale, cioè si fanno 5 tonnellate di cloro diviso le 10 dell'assoggettabilità della soglia inferiore, più 2 tonnellate di formaldeide diviso le 5 di assoggettabilità della soglia inferiore della formaldeide, più 2 diviso 5, che sono le 2 tonnellate di ossido di etilene diviso le 5 di assoggettabilità alla soglia inferiore dell'ossido di etilene. Questa sommatoria dà un numero maggiore di 1, che vuol dire questo, che nonostante le singole sostanze non siano soggette a Seveso, la loro sommatoria ponderata sì, e quindi l'attività è soggetta a Seveso come soglia inferiore. Se facciamo la stessa verifica per la soglia superiore, vedremo che uscirà un numero minore di 1, per cui non è soggetto a Seveso come soglia superiore. Poco cambia, perché comunque il pericolo ci sta lo stesso. Beh, questa parte qui la saltiamo, perché fondamentalmente non fa che riprendere dei concetti che vedremo quando sarà il momento. Io voglio soltanto dire che queste attività, essendo attività complesse, devono essere autorizzate da un ente di una certa rilevanza,
chi è deputato a valutare queste attività, in particolare quelle di soglia superiore, è un comitato che si chiama Comitato Tecnico Regionale, presieduto dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco. In particolare questo comitato è composto da tutti questi signori qua. C'è il direttore regionale che fa il presidente, poi c'è il comandante provinciale competente per territorio in genere, tre funzionari dei Vigili del Fuoco, ma in realtà sono quasi sempre tre dirigenti dei Vigili del Fuoco. Quindi vedete che nell'ambito del comitato i Vigili del Fuoco pesano parecchio, perché poi ognuno di questi ha il suo voto. Questa è una delle rarissime commissioni che ha valore quando sono presenti anche non tutti, anche devono essere presenti almeno i due terzi degli aventi di diritto, ed è l'unica, credo che sia l'unica commissione, una delle poche commissioni in cui, perché le commissioni che conosco io sono quasi tutte monocratiche, cioè devono dare un giudizio univoco. In questo caso la commissione può dare un giudizio anche a maggioranza. Vi dico che è una utopia, perché in realtà queste commissioni non daranno mai un giudizio a maggioranza, per ovvi motivi cercheranno sempre di dare un giudizio univoco. Ci sarà il rappresentante dell'ispettorato del lavoro a livello territoriale, a livello regionale, un rappresentante dell'ordine degli ingegneri che è quasi sempre il presidente o il suo delegato degli ingegneri di Napoli, un rappresentante della regione, due dell'ARPA, anche l'ARPA pesa parecchio, un rappresentante dell'INAIL, dovrebbe esserci un rappresentante dell'ASL per il territorio di competenza, un rappresentante del comune e uno dell'ente territoriale, cioè insomma della provincia, e non ci stanno praticamente mai. Poi c'è un rappresentante UNMIG, però soltanto se ci sono stoccaggi sotterranei di sostanze pericolose, potrebbe essere il petrolio, potrebbe essere un deposito di metano. Qua in Campania, per esempio, non l'ho mai visto questo rappresentante dell'UNMIG, perché io sono il segretario del CTR, quindi so chi sono quelli che vengono qui in Campania. E poi quando l'attività si trova nei pressi del mare, cioè ci sta quello che si viene chiamato il deposito costiero, l'attività costiera, è presente anche un rappresentante dell'autorità marittima, che sarebbe la capitaneria di porto, in sostanza. E questo qualche volta avviene, perché noi abbiamo diverse aziende nel napoletano che sono vicine alla Darsena Petroli, dove avviene lo scarico dei carburanti, che attraverso delle grosse tubazioni arrivano alle aziende che poi vendono il prodotto a terzi. Caso ci sta l'Eni, ci sta la Kuwait Petroleum, ci sta l'Energas, ce ne sono diverse. Altra direttiva importantissima, che pure vedrete non so quanto approfonditamente, perché non so chi la fa, però vedete certamente più approfonditamente di quello che vediamo noi adesso, è la direttiva ATEX, anzi le direttive ATEX. Queste direttive furono fatte proprio dall'Italia con un decreto legislativo 233 del 2003, se ricordo bene, e ora sono diventate parte integrante del decreto legislativo 81-2008, in particolare il titolo undicesimo di questo decreto. Le direttive in realtà erano due. Una riguardava la idoneità delle apparecchiature da installare in zona ATEX, e un'altra riguardava le modalità con cui venivano eseguiti i lavori nelle zone ATEX. Le zone ATEX sono le zone, la parola è l'acronimo di Atmosphere Explosive, cioè in sostanza quelle zone dove un'eventuale perdita fuoriuscita di prodotto può realizzare un'esplosione, che noi però in gergo tecnico chiamiamo deflagrazione. Può essere un gas, può essere una polvere, può essere il vapore di un liquido infiammabile, può essere anche una nebbia. Queste alcuni prodotti hanno la capacità di innescarsi e di produrre, per effetto di questo innesco, una combustione rapidissima, che crea poi a sua volta dei prodotti di combustione tali da dare l'esito di un effetto di tipo esplosivo, cioè di un aumento di pressione, di un'onda di flagrazione, di un'onda di pressione che va a danneggiare ciò che sta intorno
al luogo in cui si è verificata l'esplosione. Più piccolo è questo luogo, più l'esplosione è forte. E le condizioni in cui la normativa immagina che si verifichi l'esplosione sono quelle fondamentalmente ambientali, cioè quelle là della percentuale di ossigeno tipicamente presente nell'atmosfera, che non è veramente del 21%, è del 20,8%, però la norma ha cercato un po' di arrotondare per dire anche ciò che è 20,7, 21,1 fa parte della definizione di atmosfera esplosiva, e in condizioni tali che la temperatura sia di circa 293 gradi Kelvin, che sarebbero i vecchi 20 gradi centigradi, e la pressione sia sostanzialmente quella atmosferica, magari con qualche piccola variante. Ovviamente, quando ci troviamo all'interno di un contenitore dove c'è un'atmosfera esplosiva, ma dove però la pressione, che so, è 100 bar e la temperatura è 30 gradi, in quel caso lì non si parla di ATEX, cioè pure lì ci può essere l'esplosione, però non si applica questo decreto in quel caso lì. L'atmosfera esplosiva per noi è quando stiamo fondamentalmente in condizioni atmosferiche classiche. Esistono varie misure contro l'esplosione, che possono essere prima di tutto preventive, poi protettive e poi organizzative. Chiaramente le prime sono quelle preventive, cioè se si può evitare l'atmosfera esplosiva è meglio, ma se non si riesce a evitare bisogna almeno fare in modo da fermare l'esplosione. Anche l'atteggiamento degli operatori è fondamentale, quindi formazione, qualificazione del personale e così via, che è specifica tra l'altro, perché se voi leggete il titolo undicesimo, e lo farete poi quando sarà il momento, dell'81-2008, che parla delle atmosfere esplosive, scoprirete che la formazione che va fatta ai lavoratori in tema di ATEX non è la stessa formazione che va fatta ai lavoratori come lavoratori antincendio. Dovrebbe essere una formazione proprio specifica sull'ATEX, perché la formazione antincendio che viene erogata riguarda un po' l'incendio in generale, non l'esplosione. Mentre invece il dipendente che lavora in un'atmosfera di tipo ATEX, perché ci sono anche le segnaletiche che indicano quei posti, deve sapere che cos'è un'apparecchiatura ATEX, deve sapere come ci si comporta in una zona ATEX, come ci si veste in una zona ATEX, che non è la stessa cosa che operare in un normale ambiente di lavoro. Questo è un esempio di una serie di aziende che potrebbero essere soggette all'ATEX. Pure il Nesquik esplode. Cioè, ce ne stanno tante di realtà in cui è possibile applicare il rischio, verificare l'atmosfera esplosiva. Paradossalmente, sono molto da considerare le esplosioni dovute alle polveri, che sono un po' sottovalutate, ma quando esplodono sono pure peggio di gas. Sono la polvere di farina, la polvere di zucchero, la polvere dei surrogati del caffè, la polvere di legno fine, sono molto, molto. La polvere di alluminio dà delle esplosioni terrificanti. La polvere di zolfo. Per capire se è un prodotto, come il caso di prima, come facciamo a capire se noi siamo soggetti alla Seveso? Dobbiamo vedere perché siamo soggetti alla Seveso. Per quanto riguarda la soggettabilità all'Alex, è altrettanto facile per me, ma ora lo sarà pure per voi perché vi dirò queste cose. Si prende la scheda di sicurezza. Io prendo, ho qua il dicloro silano, e chi lo conosce questo? Comincio a vedere i rombi che indicano i pericoli, cioè questo sicuramente sarà tossico, vedo pure una fiamma qua, voi vedete che è pure infiammabile, è corrosivo e sta pure sotto pressione. Andando avanti, mi aspetto di trovare qualcosa, nelle proprietà fisiche e chimiche, vado a vedere, per esempio, che c'ha un limite di infiammabilità. Sulla destra, vedete, c'è scritto limite di infiammabilità di questo prodotto 2,5%-80%, il che vuol dire che questo prodotto, mescolato con l'aria,
se si trova in un range tra il 2,5 e l'80%, cioè quasi sempre in sostanza, è infiammabile. Se è infiammabile, può, in caso di fuga, dar luogo a un'atmosfera esplosiva. Tra l'altro questo è un gas. Possiamo pure avere qualche altra informazione. Qua vedete, sulla sinistra vedo scritto densità relativa del gas rispetto all'aria 3,5, che vuol dire che è 3,5 volte più pesante dell'aria. E rispetto all'acqua, se lo liquefo, densità relativa liquido rispetto all'acqua 1,3, vuol dire che se lo liquefo è anche più pesante dell'acqua. Questo non è banale, perché a volte può essere utile sapere queste cose. Insomma, avere un gas infiammabile molto pesante è pericoloso, perché il gas pesante tende a stratificare verso il basso, mentre invece un gas leggero andrebbe in alto, quindi mi creerebbe un po' meno di pericolo. Cioè abbiamo un altro prodotto qua, l'anidride solforosa. Già da come vedo, non vedo la fiamma tra i rombi, quindi già mi comincio a fare un'idea che probabilmente questa anidride solforosa ci avrà dei problemi, anzi ce l'ha sicuramente, ma sarebbe l'anidride solforosa, è l'odore che si sentiva un tempo passando per la superstrada Avellino-Salerno nei pressi di Solufra. Quell'odore fastidioso era l'anidride solforosa. Ora, non vedo la fiamma qui. Se vado a vedere le proprietà fisiche e chimiche, scopro che non ha limiti di infiammabilità. Se non ha limiti di infiammabilità, vuol dire che non può esplodere. Non può bruciare, non può esplodere. Certo, bene non fa questo, però almeno non può esplodere. E quindi io non vado a fare la verifica ATEX per un tipo di prodotto che non mi può dare questi problemi. Nel corso poi della lezione che verrà fatta sull'ATEX si parlerà di quelle, perché non è che basta che ci sia un prodotto esplosivo perché avvenga un'esplosione. Cioè, se voi andate in giro con la benzina, pure in una bacinella, la benzina non prende fuoco di per sé. Prende fuoco se i suoi vapori mescolati in aria vengono innescati da qualche cosa. Potreste essere pure voi a innescarli con l'elettricità statica, o comunque ci potrebbe essere un fiammifero, una sigaretta, ma se non c'è l'innesco non ci sarà mai nessuna esplosione, ci deve essere per forza l'innesco. L'innesco potrebbe essere pure un aumento di temperatura, un grosso aumento di temperatura, per cui quando si lavora nell'ambiente ATEX bisogna stare attenti pure alle temperature che raggiungono le varie macchine, perché se c'è una fuga di gas, e questo gas infiammabile ovviamente, o di vapore infiammabile, e questo si mescola con l'aria in quantità tale che la miscela diventa infiammabile, e va nei pressi di un'apparecchiatura, magari una sorgente luminosa, che arriva a temperature molto elevate, al punto da innescare quella miscela, quella diventa una sorgente di innesco per quella miscela. Chiaramente il discorso va approfondito, perché ci sarebbero tante cose da dire che non verranno certo detto in 10 minuti. Ci sono zone pericolose, questo nel caso dei gas, che vengono chiamate zone 0, zone 1, zone 2, se fossero polveri si chiamerebbero zone 20, zone 21, zone 22, dove c'è scritto che si intende per zona 0, cioè è un luogo dove la presenza dell'atmosfera esplosiva, diciamo che o è continua o comunque c'è spessissimo. Nel caso della zona 1, per esempio in un silos di farina, nella parte alta del silos la zona è sempre una 20, perché la polvere della farina non sta in sospensione nella parte alta del silos e si mescola con l'aria, quindi quella è una zona che è sempre, diciamo, a rischio di esplosione, per cui io non ci vado a mettere una lampada là dentro che possa innescarmi la zona ATEX, a meno che non sia una lampada idonea per quella zona. E allora si devono fare tutta una serie di considerazioni. Le zone 1 sono quelle zone dove non c'è continuamente la presenza di un'atmosfera esplosiva, però ci sarà sicuramente. Il caso classico è una valvola di sovrappressione. Ogni tanto la valvola di sovrappressione va in funzione, perché il contenuto va aumento di pressione a causa del riscaldamento esterno, e quindi ogni tanto uno sfiato c'è,
Per cui noi sappiamo che in alcune zone ci saranno dei volumi che sono soggetti a diventare ATEX, non sappiamo quando esattamente, ma certamente ci sarà. Le zone 2 sono quelle zone dove non si dovrebbe mai verificare una zona ATEX, e se si verifica vuol dire che c'è stato un problema. Cioè, per esempio, facciamo un caso, il fornello quando il gas fuoriesce deve bruciare, se non brucia il gas si deve fermare, non deve andare oltre. Può capitare a volte che il fornello dialoga una perdita di gas che non prende fuoco. Allora quella determina una zona 2, perché in realtà il fornello deve funzionare bene. Se il gas esce e non si spegne, perché cioè non si ferma perché non vede la fiamma, non c'è la fiamma, allora vuol dire che sta tutto qualcosa. E quindi c'è stato un problema tecnico, tecnologico, che ha causato la fuoriuscita della zona. Un altro esempio di zona 2 è una tubazione flangiata. Se abbiamo una tubazione flangiata, questa tubazione deve dar luogo a un non passaggio di gas. Se avviene, vuol dire che c'è stata una trafilatura, cioè c'è stato un malfunzionamento del tubo flangiato. Vabbè, questo giusto per dirvi, poi quando sarà il modem vedremo meglio, approfondiremo meglio questa questione dell'ATEX. Vedete i gas come cambiano fra di loro. A sinistra abbiamo il campo di infiammabilità del propano, che sarebbe il GPL, insomma, quello che sta nelle bombole. Vedete che è un campo di infiammabilità stretto, mentre invece l'idrogeno ha un campo di infiammabilità gigantesco. Inoltre, per innescare il propano c'è bisogno di un'energia di 180 microjoule, per esempio uno che accende il pulsante della luce del locale in cui sta. Invece l'idrogeno ha un'energia di innesco di 20 microjoule, cioè basta starnutire per innescare l'idrogeno. Quindi vedete come i gas, pure pericolosi, sono diversi anche fra loro, ci sono di più pericolosi e meno pericolosi. Saltiamo tutta questa parte che riguarda l'ATEX, che poi verrà fatta meglio e approfonditamente quando sarà il momento. E vedete, per esempio, qua è una materia che a me piace molto, perciò mi piace soffermarmi. Qua abbiamo una tramoggia che emette della polvere alimentare. Nella zona della tramoggia c'è sempre l'atmosfera esplosiva, infatti è una zona 20. Invece, secondo le norme di riferimento, che sono le norme CEI, c'è tutta una zona attorno alla tramoggia, che poi viene calcolata introducendo dei dati caratteristici dell'apparecchiatura, che viene indicata con la lettera A, e che poi comporta la ricaduta della polvere al suolo, che è una zona 21, cioè una zona che potrebbe diventare una zona, anzi diventerà sicuramente di volta in volta una zona pulissima ATEX. E poi ci sono le zone 22, perché? Perché la polvere che cade a terra, vedete, diventa, in caso di una ventata, diventa a sua volta una sorgente di emissione per la zona ATEX. Quindi ci sta un pezzettino di zona 22 a sinistra e a destra, che sono determinate da un altro raggio, e che potrebbero essere zone 22, cioè non dovrebbero esserci, a meno che non ci sia il vento, o comunque una corrente d'aria che mescola la polvere con l'aria. Ovviamente la polvere che non è mescolata con l'aria, che si deposita, quella non è esplosiva. È combustibile, questo sì, ma non è esplosiva. Questo è un altro esempio. Vedi che a seconda del peso che hanno i vapori o i gas, le forme delle zone ATEX possono essere verso il basso, verso l'alto, oppure concentriche. Questo è un esempio complesso di zonizzazione ATEX, dove ci stanno tante sostanze diverse, tanti luoghi diversi ATEX, e chiaramente non è possibile realizzare
un impianto anche elettrico in una realtà come quella di Sura. Si cerca di, come capita nella foto di sotto, di inviluppare un po' il tutto per rendere più semplice l'opera del tecnico, altrimenti qua impazzirebbe a capire che tipo di lampada ci deve mettere in un cerchio piuttosto che in un altro. La cosa importante poi è questa: una volta che uno ha calcolato, esistono dei programmi, per esempio Atex Gas, Atex Polveri e anche altri, che consentono di calcolare le dimensioni delle zone Atex, sia nel caso in cui ci siano gas o vapori, sia nel caso in cui ci siano polveri. In quelle zone, se noi mettiamo un elemento, per esempio un interruttore, una pompa, una lampada, dobbiamo metterla della categoria Atex corrispondente. Quindi se la zona è 0, ci vuole una categoria 1G, se la zona è 20 c'è una 1D. Poi fate caso, se vi capita di andare a fare rifornimento presso i distributori di carburante, vedrete che la colonnina è marcata Atex. Nella targhetta identificativa dell'Atex c'è tutta la marcatura con tutta una simbologia. Quando verrà fatta la lezione scopriremo che ogni numerino, ogni lettera vuol dire una cosa ben precisa. Addirittura i comportamenti sono identificati dalle norme CEI. Per esempio nelle zone 0 non si possono utilizzare utensili che producono scintille. La stessa cosa vale per gli utensili di acciaio. Infatti si utilizzano, per esempio, dei martelli che sono fatti in ottone, non quelli che sono fatti in acciaio che producono la scintilla, e così via. Poi, quando farete il capitolo sull'Atex, c'è da dire che questo prima non si verificava, adesso sì, può essere necessario capire qual è il danno che viene fatto. Cioè, se c'è un'esplosione, è importante comprendere il danno che viene fatto alla struttura. Nella prima versione dell'Atex non si parlava di questo. Nella attuale versione dell'Atex, invece, si dà importanza pure a questo. Cioè, uno verifica in alcuni casi, per esempio, un'opera da costruzione con presenza solo occasionale di occupanti, per esempio gli edifici agricoli, non sono considerati edifici particolarmente importanti, non si fanno delle verifiche approfondite. Ma se per esempio ci troviamo nel caso di industrie con attività pericolose per l'ambiente, boh, come abbiamo fatto prima, che ricade in CC2 rischio superiore, bisogna verificare con dei calcoli quali sono le sovrappressioni che possono indurre le deflagrazioni, per vedere che cosa accade in alcuni punti delle strutture. Allo stesso modo, se ci troviamo in una realtà ancora più importante, per esempio opera da costruzione con funzione pubblico strategica importante, anche con riferimento alla gestione delle protezioni civili in caso di calamità, per esempio un ospedale, in quel caso può essere utile verificare l'effetto dell'esplosione addirittura sull'intera struttura, perché l'obiettivo in quel caso è di non mettere fuori uso la struttura nonostante ci sia stata l'esplosione, perché l'ospedale deve continuare a funzionare. È un po' lo stesso concetto che si applica pure in sismica. Per quanto riguarda le direttive sociali, qua non c'è proprio niente da dire perché l'avete già visto in sostanza. La direttiva sociale quadro, quella dell'89-391, è quella che diceva che bisogna tutelare la sicurezza del lavoro. L'Italia la recepì col famosissimo decreto 626-94, fece una serie di sbagli, ma quando mai, però alla fine poi è riuscita a rimettersi in carreggiata. In particolare ricordo che uno degli errori fondamentali che fu fatto nel recepimento della prima direttiva, cosa che io stesso ho lamentato più volte, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione era una persona che secondo la normativa aveva le caratteristiche
idonee per poter fare quel ruolo. E non si capiva quali erano queste caratteristiche, e nemmeno si faceva un corso di formazione, perché insomma uno si trova improvvisamente nominato dalla sera alla mattina senza sapere di che cosa andava a parlare. L'Italia ebbe la raccomandazione, quello di cui abbiamo parlato all'inizio, sulla modifica di questo aspetto. Infatti adesso chi fa l'RSPP deve frequentare dei corsi di formazione specifici. Questo è tutto il contenuto dell'89-2008 che molti di voi avranno già visto. Chiaramente questa però è una materia che noi non tratteremo tanto nell'ambito della prevenzione incendi nel corso di 120 ore, solo una parte, perché una buona parte di questo decreto riguarda altri tipi di rischi. Il candiere, per esempio, non è oggetto dei vigili del fuoco, anche se qualcuno vorrebbe far entrare i candieri fra le attività soggette. Quello che è interessante, quello che ha detto prima il comandante Ponticelli, che alcuni degli articoli dell'89-2008 sono utili a noi, perché sono gli articoli che noi sanzioniamo quando l'attività che noi andiamo a verificare non risponde alla normativa antincendi. Perché tutti i decreti ministeriali che riguardano l'antincendio non hanno la sanzione. Cioè, se tu non rispetti il decreto, il codice, per un'attività soggetta al codice, non c'è la sanzione. Ma non è che non c'è la sanzione, è che la sanzione la vado a ritrovare, per esempio, nell'articolo 46,2. Nei luoghi di lavoro soggetti a pressione del decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare la pubblica incolumità dei lavoratori. Quindi basta che io richiami questo articolo qua, questo comma qui, dicendo che non è stato rispettato il decreto, il codice per esempio, e faccio la multa su questo punto. Quindi da qualche parte si esce sempre. Anche questo articolo spesso viene sanzionato, il 64, soprattutto per quello che riguarda le uscite di emergenza. Io dovrei dire una cosa, che insomma, però non essendo presente il collega Ponticelli, lui dice sempre una cosa con cui non sono d'accordo, però cioè, lo dico per aprirvi la mente. Cioè, lui dice sempre che la normativa di prevenzione di incendi è una lex specialis. E la ex specialis, secondo il brocardo della normativa, della legge, afferma che l'ex specialis derogat generali, cioè la legge speciale deroga quella generale. E questo è vero, cioè la legge di prevenzione di incendi comanda sulla legge che parla di uno stesso argomento che non è necessariamente specifica della prevenzione di incendi, come il caso dell'81, ma solo se di rango uguale. Siccome il decreto del codice non è dello stesso rango del decreto legislativo 81, in questo caso comanda il decreto legislativo 81, che però dà la scappatoia, perché stesso il decreto legislativo 81 che dice o rispetti questo o rispetti la normativa di prevenzione di incendi. In quel senso va inteso il fatto della ex specialis, perché stesso la legge generale che ti dice vai a guardare la legge speciale, che però non è vero sempre, che in alcuni casi come l'altezza delle porte non dà questa possibilità. Per la larghezza delle porte invece la dà. Questo giusto per aprire la mente a voi tutti, insomma, a cercare sempre di approfondire gli argomenti. Queste sono tutte misure prese dall'allegato quarto del decreto 81 che noi normalmente sanzioniamo, uno dei più famosi, uno dei reati che più facilmente possono essere sanzionati è la verifica semestrale degli impianti dell'attrezzatura antincendio. Vabbè, ci avviciniamo verso la fine, perché siamo arrivati a un altro articolo che si sanziona è questo, formazione e informazione dei lavoratori, qua hai voglia. Qua è facilissimo sanzionare. Ultima cosa che voglio dirvi, molto veloce, il regolamento RIC, che parla delle procedure che bisogna seguire per trattare
nell'ambito di uno Stato o tra uno Stato e l'altro il passaggio delle sostanze pericolose. Questo regolamento chiaramente è finalizzato alla tutela dell'ambiente e della salute umana e consente in certe situazioni di poter far circolare queste sostanze pericolose. Ovviamente ci sono norme che si applicano in deroga a questo. Per esempio, per le sostanze radioattive non si applica questo regolamento. Per le sostanze assoggettate al controllo doganale non si applica questo regolamento. Per le sostanze intermedie non isolate non si applica questo regolamento, ma il trasporto per ferrovia, strada e l'ADR, RID, l'ICAO per il trasporto aereo, non si applica questo regolamento. Questo regolamento parla della importanza di registrare determinate sostanze che possono essere oggetto di passaggio da uno stato all'altro, a seconda della quantità del prodotto che viene trasportato, assicura, addirittura si fa una valutazione della sicurezza clinica quando il quantitativo supera un certo limite, in questo caso 10 tonnellate anno, e include le definizioni di autorizzazione che vengono rilasciate ai produttori per consentire che il loro prodotto possa essere trasportato dal luogo di produzione a un altro stato, in particolare in riferimento alle sostanze CMR, che sono quelle cancerogene, mutagene, reprotossiche, e alle sostanze che sono molto persistenti o bioaccumulabili. Per alcune sostanze addirittura ci sono le restrizioni, cioè addirittura l'impedimento al trasporto da uno stato all'altro. Va bene, io ho finito e lascerei la parola al dottor Antonelli. Se c'è un po' di tempo ad aprire il microfono. Allora, io direi che ringrazio veramente l'ingegnere Diego Cerrone, che avremo il piacere di rivederlo in tante prossime attività formative, e mi auguro, ripeto, ancora di ritrovarlo anche in commissione d'esame. Quindi grazie veramente per l'aggiornamento. Se ci sono domande, ma credo che in questo momento sicuramente sono particolarmente stanchi, quindi abbiamo un quarto d'ora che mi riservo per le indicazioni. Ingegner Cerrone, grazie, a presto, spero che la situazione sul territorio si calmi un pochino, perché insomma siamo tutti un po' in apprensione della situazione, quindi credo che voi siete in allerta anche voi, molto probabilmente. Sì, stanno rivedendo un po' le procedure del piano di evacuazione. Immagino. Di Pozzuoli e dintorni. Immagino. Va bene, buon pomeriggio, grazie. Ok, arrivederci. Ci vediamo presto, salve. Grazie mille. Allora, io a questo punto direi che vado a dare alcune informazioni interessanti. La prima, in ordine cronologico, io direi che do prima di tutto alcune informazioni su quello che è il corso. Allora, innanzitutto, come avete avuto modo di vedere, sicuramente avete avuto modo di capire che all'interno delle attività vengono effettuati i controlli da parte della piattaforma. Questi controlli che vengono effettuati da parte della piattaforma sono fondamentali, perché sono controlli atti a verificare la presenza e la continuità della docenza da parte dei discenti, cioè vale a dire vedere se la piattaforma, ricordo che effettua i controlli relativi a quelli che è la presenza all'interno dell'attività formativa stessa. Quindi in caso di assenza prolungata oltre i 15 minuti viene segnalato l'assenza della persona. Quindi vi prego veramente di tenere la massima attenzione. Se avete bisogno di spostarvi potete dirlo in anticipo. Ma questo ritengo che sia uno degli elementi fondamentali che debbano condividere con tutti voi. Quindi questo è sicuramente importante. Altra cosa, ricordo, come potete vedere dalla slide, c'è la possibilità, tutte le attività saranno video registrate ai fini della trasparenza dell'attività nel rispetto delle procedure, e ovviamente avranno l'obiettivo anche di poter rivedere
quelle che sono le attività formative mirate esclusivamente a quello che è il vero e proprio, diciamo, argomento trattato. Ricordo che in caso di utilizzo mendace o quantomeno non idoneo all'obiettivo e alla finalità del corso, ci sono procedimenti penali a carico di chi effettua operazioni di trasferimento, ovviamente di vendita o utilizzo improprio di quelle che sono le attività. L'obiettivo è destinato solo ed esclusivamente a quelli che partecipano all'attività formativa e non è permesso il trasferimento a terzo. Quindi questo lo diciamo per evitare qualsiasi tipo di problema. Qual è la condizione necessaria per poter ricevere? E che all'atto della registrazione del vostro corso, della vostra, scusate, quando vi siete registrati al sito Profire, abbiate flaggato la newsletter. Cioè perché? Perché tutto arriva attraverso quello che è la newsletter. Quindi questo è fondamentale. Passiamo a quelle che sono un po' le regole, le procedure, quindi in modo tale da avere chiaro quali sono le condizioni. Cioè, per il collegamento è necessario disporre di una connessione adeguata. Per adeguata vuol dire che permetta di poter seguire, perché io suggerisco sempre no cellulari, no tablet, perché attraverso i tablet, attraverso i cellulari, sono inibiti la chat e pertanto in caso di necessità diventa improbabile scaricare il materiale e diventa improbabile effettuare i test verifica perché ci saranno dei test intermedi di verifica. Quindi questi sono necessari e questo perché ci deve essere assolutamente un portatile. Utilizzare esclusivamente Google Chrome, un PC deve essere dotato di webcam funzionante e di microfono. Questo è fondamentale per il riconoscimento del partecipante. Non pensate che sia possibile mandare l'amico a seguire il corso, perché la piattaforma fa le verifiche e quindi questo non è possibile. Ve lo dico, anzi, facciamo una cosa. Prendiamo qualcuno e gli diamo audio e video e così proviamo a dare un po'. Allora, Raffaella, buongiorno. Di dov'è lei, Raffaella? Sono di Parma. Di Parma, ok. Lei è un architetto, un geometra, un perito, un chimico? Sono un tecnico della prevenzione, faccio il consulente in materia di sicurezza sul lavoro. Ok, quindi ma è un professionista già iscritto a un albo? Sono iscritta all'albo dei tecnici della prevenzione, sono consapevole che al momento c'è una richiesta per l'iscrizione all'elenco del ministero, però comunque mi interessava per la mia professione seguire questo corso. Ok, colgo l'occasione per prendere Raffaella come riferimento. Francesca, vediamo solo la sua parete, non vediamo lei, per ricordare che è ammessa la possibilità di seguire l'attività formativa e conseguire, diciamo, col superamento del test il corso e poter effettuare l'iscrizione successivamente anche. Faccio un'ipotesi. Francesca, lei di che ordine appartiene? Ordine degli ingegneri. Ordine degli ingegneri di Siena? Pisa. Ok, perfetto. Lei è iscritta già all'ordine? Okay. Il caso di Francesca è già iscritto all'ordine, quindi ha già effettuato l'esame di Stato e quindi nel momento in cui prosegue e supera, come ci auguriamo tutti, questo ovviamente poi potrà provvedere all'iscrizione all'albo ministeriale, che dovrà avvenire attraverso l'ordine di appartenenza. Prendiamo per ipotesi un'altra persona, prendiamo anche un maschietto, Salvatore, così almeno proviamo a conoscerci un po', avremo modo di doverci conoscere. Allora, Concetta, lei di dov'è? Melfi, provincia di Potenza. Melfi, provincia di Potenza. Lei è un architetto, ingegnere? Architetto. È già iscritto all'albo? Sì. Ok, per cui fondamentalmente Concetta è un architetto già iscritto all'ordine degli architetti di? Potenza. Di Potenza. Quindi in questo caso facciamo un'ipotesi, prendiamo Concetta che è un architetto ma non ha fatto ancora l'esame di Stato, può proseguire, conseguire l'esame e poi per poter formalizzare l'iscrizione all'albo ministeriale sarà necessario, tolgo l'audio di Raffaella perché c'è un ritorno, quindi non utilizza le cuffie, quindi si sente un ritorno. Dicevo, nell'ipotesi deve
prima formalizzare e fare l'esame di Stato, iscriversi all'ordine professionale e poi formalizzare fondamentalmente quello che è l'iscrizione all'albo ministeriale. È chiaro questo processo per tutti? Sì. Salvatore, lei di dov'è? Salvatore non ha una connessione. Ecco, Salvatore avrebbe la necessità di avere la connessione non con il wifi ma col cavo di rete, perché attraverso il cavo di rete diciamo che ha una diretta disponibilità maggiore di quello che è diciamo la connessione internet. Prendiamo anche un altro partecipante. Sì, buongiorno, Romero. Wow, qua c'è un codice fiscale al posto del cognome. Io faccio così, la chiamo Chelsea. Facciamo prima? Non la sentiamo, forse è rimasto il microfono aperto di prima, vediamo un po' perché sì, non c'è la connessione. Sì, adesso la sentiamo. Allora, buongiorno, salve. Lei di dov'è? Di Sinalunga. Sinalunga, quindi Ancona se non ricordo male. No, Siena. Siena, ok. Lei che a quale ordine appartiene? Io non sono iscritta all'albo. Eccolo qua, abbiamo preso l'espressione di quello che è. Lei non è iscritto a nessun albo. No. Ok, ma lei che per formalizzare poi l'iscrizione all'albo ministeriale cosa farà? Farà una formale iscrizione esame di Stato? Per adesso no, perché mi serviva in generale solo per avere una base. Ok, quindi il corso, l'obiettivo di frequentare questo corso non è mirato all'iscrizione all'albo ministeriale, ma è solo per informazione personale. Ok, sì. Lei in che settore opera? Edilizia. Edilizia per conto di un'azienda, non come professionista? Sì. Non come professionista, sì, come dipendente. Siamo come dipendente di geometri. Ok, sì. Perfetto, quindi porta a casa il faldone pesantissimo della prevenzione incendi. Va bene, ok. Niente, allora questo non è il caso che rappresentavamo, perché è differente, nel senso dobbiamo individuare, se qualcuno in chat mi scrive chi di voi non è iscritto all'albo ministeriale, all'ordine professionale, proviamo a fare un esempio specifico. Ok, vediamo chi ci scrive. Dobbiamo fare un test di verifica di funzionalità. Noi chiederemo al di là di oggi, che siete sicuramente capire dove vi trovate e qual è l'obiettivo, fondamentalmente noi interagiamo con tutti voi attraverso quello che è la chat. Avete avuto modo di vedere che condividiamo la documentazione, avrete modo di vedere che condivideremo i link relativi ai test intermedi, condivideremo anche quelle che sono attività. Io non sono iscritto, eccolo qua, ne abbiamo due, abbiamo Alessio, gli diamo audio video, poi abbiamo anche Emanuele e vediamo da dove sono. Man mano avremo modo di conoscerci. Io seguirò tutte le attività formative, quindi avrò modo di volerci conoscere. Emanuele, di dov'è lei? Sì, buongiorno a tutti. Io sono collegato dall'Isola d'Elba. Isola. Originario di Milano, ma vivo all'Isola d'Elba ormai da anni. Ok, per cui lei ha iscritto a un ordine? No, non ancora, ho l'esame di Stato a fine anno, quindi spero... A quale ordine? Geometri. Geometri di Milano? Okay. No, Geometri di Livorno. Ah, di Livorno. Vivo all'Isola d'Elba ormai da anni. Ok, quindi si iscrive all'ordine di Livorno. Esatto, quindi se lei a fine anno, giustamente andrà così, contestualmente dovrà prima, cioè può concludere prima il 120 ore, superarlo, e non è vincolante che lei sia iscritto, abbia fatto già l'esame di Stato, però se dovessimo terminare prima lei poi va a perfezionare l'esame di Stato, una volta perfezionato attraverso il Collegio dei Geometri di Livorno potrà formalizzare l'iscrizione poi all'albo ministeriale, quindi questa è la procedura, per cui ma credo che tanti di voi ci hanno contattato prima di fare diciamo l'iscrizione, quindi non c'è nessun problema. Bene, allora man mano avremo modo di conoscerci, non vi porteremo, abbiamo ancora 4 minuti, però chiedo a tutti voi di rispettare quelle che sono le regole e vado a rivederle con voi in modo tale che non sono ammesse operatività differente da quello che è il corso. Ogni sessione formativa verrà inviata 24 ore prima il link, verificate per favore sempre nella posta indesiderata, ma dopo la prima volta che voi accettate
la vostra posta elettronica non lo manda più in spam, lo tiene già per la posta accettata. Vedo che Falcone non ha assolutamente la webcam. Dovete fare le verifiche con i vostri IT, assolutamente è necessario avere webcam funzionante, audio funzionante, perché noi dobbiamo provvedere alle verifiche, ma soprattutto dobbiamo effettuare anche la registrazione, quindi l'identità della persona è necessaria, quindi questo è fondamentale. Altro elemento, non sono ammessi ritardi di collegamento all'aula virtuale. Se avete delle problematiche, vi preghiamo vivamente di comunicarcele preventivamente. Tassativamente bisogna rispettare la convocazione e sempre, visto che quasi tutte le attività sono al mattino, è alle 8:30 del mattino. Vi prego di non arrivare alle 9 e di non arrivare alle 9:05-10, perché poi alla fine è soltanto una problematica per chi ha la necessità di dover interrompere e verificare l'identità. L'identità della discente è fondamentale, pena il decadimento ovviamente del corso. Documento di identità, patente di guida sono i documenti necessari, perché dobbiamo verificare anche l'immagine della foto. Non sono ammesse assenze parziali, nemmeno parziali. La piattaforma effettua il login e il logout. Abbiamo i report ogni sessione formativa, per cui vi chiedo, se avete necessità di assentarvi, non c'è nessun problema. Vi preghiamo vivamente di o annunciarlo se c'è la possibilità, o in caso di emergenza scrivetelo in chat e noi non abbiamo nessun problema da questo punto di vista. Ah, cosa importante, non sono ammesse altre attività lavorative personali svolte durante la durata della sessione formativa. Non è che vi collegate e vi fate la pratica, no, questa no, perché è una cosa che non è ammesso per circolari molto chiari di consigli nazionali. Per quanto riguarda tutto il resto, la verifica è uno degli elementi fondamentali. Vado a darvi alcune informazioni legate anche alle persone che sono, diciamo, parte integrante del corso, e vado a condividere questa parte qua. Allora, scusate, carico nuovamente la documentazione, così almeno tengo qualcuno di voi collegato, così non parlo col muro. Cioè, insomma, questo è solo per capirci. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, ovviamente l'ente preponente è il Collegio dei Geometri di Avellino, ma le validità è su tutto il territorio nazionale. Il corso è autorizzato dalla direzione regionale competente per territorio, della direzione tecnica di Roma Capannelle e ovviamente dalla direzione regionale in questo caso Campania. Io sono il direttore del corso, il geometra Sant'Orsola è il presidente dell'ordine, abbiamo poi ovviamente le persone che si avvicenderanno, rimangono sempre Ciro Vitale per quanto riguarda il segretario per conto del Ministero dell'Interno, e quindi queste sono le figure principali che abitualmente voi ritroverete. Adesso io mi aspetto da voi qualche domanda, eccolo qua. Per quanto riguarda la frequenza al corso, è ammessa al massimo una perdita di 12 ore da 120 ore, lei quando ha accettato nelle condizioni c'è scritto non sono ammesse assenze nemmeno parziali. È uno degli elementi di contratto siglato, quindi Nucci Marco legga bene quanto ha sottoscritto il contratto. Se poi lei si deve assentare, nessuno le dirà di no, per l'amor di Dio. Non facciamo, il nostro obiettivo è cercare di costruire un rapporto costruttivo, non fare i cani da guardia. A noi non piace, non facciamo i guardiani dei partecipanti, per cui è necessario questo. Altre domande? Allora, Concetta ha qualche domanda da farci? Ho notato che sui file condivisi, sui transfer, c'era solo la seconda lezione del secondo relatore. No. Allora, oggi c'è stata una piccola problematica nel link. Il primo link mancava della docenza. Aspetti, Concetta, non la sentiamo però. Mi sente? Sì, adesso sì. Avete avuto, so della situazione. Avete avuto due link. Il primo link era mancante di una docenza e mancava la docenza di Cerrone. Nel secondo link c'era una docenza di Cerrone doppia, ma fondamentalmente era la stessa. E quindi adesso io dove la riprendo?
No, no, il link viene dato all'inizio del corso, questa è un'altra fondamentale indicazione. Il link relativo al materiale viene dato esclusivamente all'inizio del corso, per cui vi pieghiamo. Allora dovreste rimetterlo, perché io magari ho preso solo il secondo link. Il secondo andava benissimo, il secondo andava bene, perché il secondo conteneva sia la docenza di Luca Pastore, di Luca Ponticelli, e sia quella di Cerrone. Nell'eventualità l'abbiate perso, è necessario, magari ce lo scrivete in chat, ve lo andiamo. Sì, io allora l'ho persa, allora forse ho sbagliato link, perché io c'ho solo quella lì delle 156 slide. No, niente, allora le vado a ridare questo link qua, lo ridò per tutti. Ecco, io vi suggerisco vivamente di creare un archivio digitale, perché questo che vi forniamo in tutto questo 120 ore sono elementi fondamentali, cioè questa è roba che manterrete per tutta la vita professionale, quindi è importante questo. Allora, proviamo a vedere se c'è qualcuno, proviamo, abbiamo due minuti solo per conoscere una terza persona. Allora, innanzitutto vado a ringraziare per il momento, vado Pastore Concetta, ringraziamo, grazie, alla prossima. Chelsea, lei voleva fare qualche domanda? No, a posto così, grazie. È a posto così. Lei, Emanuele, voleva fare qualche domanda? No, è a posto anche lei. Allora, se ci sono domande, vi prego di dare un'indicazione, così proviamo a vedere all'interno della chat. Se no, io direi che per oggi abbiamo... Mi scuso, non posso essere i giorni 11? Chiunque abbia delle problematiche lo deve mandare direttamente a segreteria@pro-fire.org. Tutte le comunicazioni vanno inviate direttamente via mail alla segreteria. Quindi non indicate la vostra assenza all'interno della chat, perché non ha nessun valore. Volevo capire se siete riusciti a rilevare la mia presenza. Ecco, questa è un'altra cosa. Marco, vediamo se lei ovviamente funziona webcam. Eccolo qua. Questo è l'esempio pratico in cui la connessione non funziona, oppure il suo computer o non funziona la webcam, o ha un IT che deve intervenire perché ha il firewall che blocca. Quindi Falcone Mario non lo abbiamo visto. Oggi non lo abbiamo visto, la prossima volta sarà necessario che noi dobbiamo vederlo. Ok? Ok, mi sentite? Sì, la sentiamo ma non la vediamo, ma noi dobbiamo vedere il suo viso e il suo documento. Certo. Ok? Ok, grazie. Va bene, vedrò con l'ICT. Assolutamente, di solito è molto spesso è il firewall che blocca queste situazioni qua, a meno che lei non abbia un Mac, e al Mac deve andare a intervenire abbassando la risoluzione della webcam. Ok, ho capito. Avremo modo comunque di poterlo rivedere. Per capire che una lezione venga fatta tramite cellulare per una motivazione di urgenza lavorativa, allora devo dire che non è ammesso. Cioè, nel senso, lei si metta, abbiate la strumentazione con un livello di prestazione, con diciamo una condizione che vi permette di poter avere un'emergenza, ma di doverla seguire. Quindi è necessario assolutamente che questo venga fatto. Quindi abbiate un muletto, abbiate le condizioni di funzionamento, ma soprattutto una connessione adeguata. Quindi se stiamo parlando di qualche ora è un conto, ma seguire un'intera attività per un'urgenza lavorativa, allora Domenico non ha capito che tra le cose vietate sono svolgere attività secondarie rispetto a quello che è l'attività. Domenico, lo abbiamo appena finito di dire, non sono ammesse attività lavorative diverse dal corso. Quindi non mi venga a chiedere che lei deve andare a fare un'urgenza lavorativa quando sta seguendo un corso. Non è assolutamente ammesso. Volevo verificare che io, se siete riusciti a verificare la mia presenza. Veronica, andiamo. Sì, ce l'abbiamo fatto. Veronica, lei ha avuto delle grosse problematiche perché l'ha fatto attraverso il telefono, giusto? Vede che non funziona, quindi faccia verificare anche lei il suo apparato. Bene, signori, chiudiamo oggi. Potete tranquillamente sconnettervi. Tutte le in fase di registrazione è stata spuntata la voce. E... andiamo a verificare. Allora. Salve, buongiorno. Buongiorno, Melania. Salve.
E allora, mi è venuto il dubbio che in fase di registrazione non abbia spuntato la voce relativa alla newsletter. È possibile modificarlo? Allora, va nella sua area riservata, la verifica, se no manda una mail in segreteria e chieda il consenso affinché la segreteria possa andare a flaggare il ricevimento della newsletter. Va bene, okay? La ringrazio. Signore, a tutti voi, ci vediamo dopo domani. Buona giornata.